Decisamente bello. Sì, notevole poi la simbologia dei ragazzi, dei bambini, bellissima. Questa è un'iniziativa nata no, in realtà, come dicevo questa mattina, l'aveva promossa, sostenuta molto Silvia Costa quando era assessore alla cultura alla Regione Lazio. Poi l'ha seguita anche come parlamentare, eccetera. E hanno una serie di iniziative importanti, anche per esempio allo studio della lirica, insomma, ecco, la dimensione europea ovviamente è importante e quindi stamattina mi ha scritto, ha detto, guarda, sono orgoglioso se la fate, se la proiettate. Tutto qui, allora spetta all'Europa. Ti ha risposto Letizia? No, in realtà non ho ancora letto il messaggio, però poiché stamattina aveva scritto che nella chat che stava in viaggio, quindi non vorrei che, diciamo, non lo so se si collegherà a questo punto. Io possiamo anche Io direi incominciare. di iniziare, poi, diciamo, Letizia appena arriva si. Sì, tanto avrei fatto in ogni caso i saluti che vi rifaccio veramente con grande stima a tutti quanti per avervi rovinato la domenica, però purtroppo, come dicevo questa mattina, la festa dell'Europa non abbiamo potuto scegliere il giorno e il 9 era. Quest'altro anno però è lunedì, quindi tutto sommato ci dice meglio. Davvero buon pomeriggio. Come sapete, questa giornata chiude un ciclo di la settimana delle culture digitali dedicata ad Antonio Ruberti, un grande europeista, uno che aveva sempre sostenuto che fra le sue passioni c'era la ricerca, l'università e l'Europa. Nella sua funzione di non solo quando andò a fare il commissario, ma in realtà anche dall'Italia, ma soprattutto poi quando aveva pieni poteri a Bruxelles, a lui si devono molte delle cose che forse oggi noi e diamo per scontato la mobilità dei studenti, come dire, è un principio che fece affermare lui, al pari nel mondo della ricerca, la creazione dello spazio europeo della ricerca, ma non per superare diciamo, i protagonismi dei paesi, ma semplicemente perché ormai la ricerca si fa aggregando le intelligenze, le competenze. Lui portava sempre come esempio il CERN. Il CERN è un'avventura scientifica dove ci sono migliaia e migliaia di ricercatori di ogni paese che vanno a fare lì degli esperimenti. Se voi pensate che di soli ricercatori italiani che hanno degli esperimenti al CERN, sono circa 600 fisici che annualmente frequentano e vanno. Quindi la grande scienza non è più un lusso che ci possiamo permettere paese per paese, ma concentrazioni, messa a comune delle macchine. Le macchine costano l'ira di Dio. E quindi lui avvio queste e tante altre cose riguardanti che avevano al centro l'educazione, la formazione, la ricerca, l'università, per qualificare il capitale immateriale. Le sue parole, come dire, tutto ciò che si sottendeva al suo lavoro era qualificare il capitale immateriale, che era una sfida con la quale si potevano risolvere o affrontare i problemi.
Chiudiamo questa settimana quindi dedicata a lui. In realtà non è una settimana che viene dedicata alla persona, ma è l'approccio, gli obiettivi che sia come ministro che come commissario ci appartengono, perlomeno il metodo e l'approccio è significativo. Se pensate che proprio 30 anni fa lanciamo le settimane della cultura scientifica, perché allora avevamo un problema da affrontare, cioè la scarsa attenzione sulle questioni legate da un lato all'informazione scientifica, quindi alla cultura scientifica, all'attenzione nelle scuole di tutta la fenomenologia che sta dietro il mondo della scienza, ivi compresa le poche iscrizioni nelle professioni scientifiche. Ma soprattutto allora c'era una questione che per voi che siete tutti giovani date per scontato. Fino al 2004, anno in cui con l'ingresso, la dottoressa Di Capua sa bene, essendo una studiosa di legislazione sui beni culturali, il patrimonio culturale scientifico, i reperti, le collezioni, non erano assolutamente considerati patrimonio culturale. Quindi patrimonio del nostro paese. Per farmi capire meglio, se a Napoli, ma in tutte le università italiane dove ci sono tutta la storia del nostro pensiero scientifico, quindi i laboratori di musei di fisica, di chimica, di botanica, gli orti botanici, eccetera, eccetera. Se qualcuno di voi si prendeva il cannocchiale di Galileo, che sta al Museo Galileo di Firenze, in realtà commetteva un furto, ma certamente non danneggiava il patrimonio culturale, perché non apparteneva a quella categoria. Solamente dopo il 2000, dopo tante battaglie, siamo riusciti a fare in modo che il Ministero dei Beni Culturali, con la riforma del codice del 2004, anche il patrimonio culturale scientifico e quello naturalistico fu a pieno titolo annesso alle leggi di tutela del nostro paese. Tanto che l'anno successivo partì tutte le attività importanti per creare le schede catalografiche, perché se poi era patrimonio bisognava anche saperlo catalogare secondo i crismi dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. Vi racconto questo perché a 30 anni dalla prima settimana delle culture scientifiche ci troviamo, non dico con allo stesso livello. Siamo in questo momento, e appunto la dottoressa Di Capua sa, anche perché ha parlato il precedente webinar insieme con gli amici e colleghi della Direzione Generale Educazione e Ricerca, di tutto quello che c'è nell'attuazione della Convenzione di Faro dal punto di vista legislativo. In realtà oggi tutto quello che stiamo chiedendo ai ragazzi, tutto quello che stiamo realizzando, cioè tutto quello che per noi è patrimonio culturale digitale, quindi è la dimensione digitale del patrimonio culturale, dell'eredità culturale, chiamatela come volete, a secondo di come la volete tradurre dall'inglese, in realtà è tutto da verificare che cosa sia. Patrimonio, non è patrimonio, è semplicemente la digitalizzazione discorsi aperti questa mattina particolarmente importanti sono stati affrontati. Devo dire che la rappresentante del Ministero, la dottoressa Laura Moro, ha fatto delle riflessioni importanti. Quindi da un lato c'è un discorso di riconoscimento come patrimonio culturale di tutta la dimensione digitale di quello che oggi è la memoria di quello che stiamo vivendo, che stiamo realizzando in questo periodo. Dall'altro c'è tutto il problema di
così come mancanza di educazione alla scienza, di diffusione della cultura scientifica, e senso critico legato alle questioni scientifiche, esiste lo stesso problema di capire un momento, far capire soprattutto ai giovani, ma non solo, il ruolo di questa cultura digitale che al pari della parte meramente tecnologica, quindi le reti, eccetera, oggi la cultura digitale è ben oltre, è qualcosa che invade il nostro modo di essere, di fare, di rapportarci, di costruire, di co-creare oggetti nuovi, eccetera. Quindi relazioni, è tutta una scansione di momenti. E quindi questo aspetto è un po' tutto quello che sta nelle nostre corde, come voi sapete, è quello cioè di avvicinare più i giovani in particolare, ma il largo pubblico in generale, a tutta quella che è la fenomenologia legata alla cultura digitale, che ripeto, non è solo tecnologia, è ben oltre. Allora, tutto questo, sono partito da Ruberti, da europeista, tutto questo però per noi come rete è parte. Come dire, lo scenario di riferimento nell'Europa, il patrimonio culturale digitale, quello nativo digitale, il Parlamento europeo già nel 2014 lo aveva inserito come patrimonio che rappresenta l'identità dell'Europa. Quindi a tutti gli effetti, come dire, è parte del patrimonio materiale e immateriale. Adesso c'è anche quello digitale, digitalizzato, e quello nativo digitale. Ovviamente su questo la Convenzione di Faro ha aggiunto elementi di riflessione importanti, ma credo la stessa dottoressa Viviana ce ne parlerà all'inizio. Perché oggi noi vogliamo festeggiare questa settimana? Questa giornata, perché lo scenario di riferimento non è e non può che essere l'Europa, perché tutto viene da lì e noi siamo cittadini, perché essere buoni digital significa essere cittadini, e cittadini non solo italiani ma d'Europa, perché tutte le nostre riflessioni che negli anni passati abbiamo fatto, tipo il manifesto scarabocchiato, ma ventotene digitale che trovate in rete, che è stato redatto in vista del 2018, cioè l'anno europeo del patrimonio culturale. Ventotene digitale, l'occasione digitale per la cultura in Europa. Che cosa volevamo dire? Noi abbiamo la responsabilità di un lascito, ventotene, Spinelli e tutti quelli che si sono succeduti, ivi comprese Schumann nel 50 con la dichiarazione di Schumann che ricorda oggi come data, immaginavano un'Europa di pace, un'Europa di serenità, ma soprattutto, ricordate, il manifesto di Spinelli auspicava una federazione europea con un Parlamento europeo, quindi in maniera utopica, quello che poi negli anni dopo eravamo gli anni subito dopo no, durante la guerra, era nel 41-44, è quello che piano piano stiamo vivendo. E che poi anche questo aspetto legato alla pandemia, se volete, l'Europa si è comportata meno da soggetto attento ai mercati, ma anche e soprattutto molto, molto attente alle persone che vi abitano. Allora, per noi il titolo di questo incontro, che è l'occasione digitale per la cultura e per l'Europa, ha un significato molto semplice. Noi pensiamo che il digitale sia una risorsa importante. La cultura, il
patrimonio altrettanto una risorsa importante, perché è il luogo dove riusciamo a fare determinati ragionamenti che investono vari livelli, non solo tecnici, ma anche e soprattutto sociali. E come organizzazione, che non ha nulla a che vedere col mondo politico, né tantomeno di quella delle istituzioni, noi stiamo cercando di accompagnare il mondo delle istruzioni in particolare, ma poi tutti coloro che ci vogliono venire appresso, proprio a ragionare, a creare le condizioni, a stimolare docenti, studenti, chi si vuole mettere in gioco, a un uso consapevole delle tecnologie digitali, del web, per il caso specifico, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, all'interno del quale c'è lo scenario della Convenzione di Faro, che ovviamente è per noi, che non siamo comunità patrimoniali, ma semplicemente per noi la Convenzione di Faro è lo scenario all'interno del quale riusciamo a fare le nostre attività. Facendo che cosa? Stimolando i nostri ragazzi, stimolando le nostre scuole, a realizzare degli oggetti. Per ora, come ho già detto in altre occasioni, li chiameremo oggetti digitali. In realtà però sono oggetti digitali frutto della loro creatività, della creatività dei giovani, frutto del riuso, per esempio, di patrimonio culturale digitale già esistente, la messa in discussione, quindi non l'utilizzo della tecnologia, ma come insieme la sfida sul romanzo collettivo, per esempio, ha dato origine alla realizzazione dei veri e propri romanzi scritti a più mani attraverso il digitale. Ovviamente facilitati, sto dicendo una bestemmia, ma insomma facilitati dalla pandemia che ha costretti molti nelle loro case, e quindi in qualche modo è stato gioco forza anche reinventarsi in modo di relazionarsi. Quello che sta accadendo, che le nostre iniziative, e ieri ne abbiamo presentate tante, ieri non sono, credo che erano 60-70 interlocutori che hanno presentato i loro progetti ieri pomeriggio nella rassegna che abbiamo svolto ieri pomeriggio. In realtà le nostre iniziative, i nostri hackathon in particolare, perché quello è lo strumento principe con i quali sfidiamo le scuole e gli studenti a realizzare ad interpretare e realizzare degli oggetti digitali, in realtà sta diventando una vera e propria pratica didattica, non un qualcosa all'atere della pratica dell'insegnamento e quindi della pratica didattica. E tutto questo, insieme con i nostri autorevoli partner, Indirim prima di tutto, ma l'Istituto Centrale per il Catalogo e tanti altri, tutti, la Direzione Generale di Educazione e Ricerca del Ministero della Cultura, molte università, eccetera, in pratica si sta lavorando anche per far prendere, contezza che c'è, che l'utilizzo intelligente o consapevole del digitale in realtà rafforza l'integrazione delle pratiche nelle pratiche didattiche, soprattutto se consideriamo che un tema nuovo, un tema identitario, un tema che è ascrivibile ai nuovi insegnamenti dell'educazione civica, vedono il patrimonio culturale non solo l'insieme degli oggetti che pur ci appartengono, ma quegli oggetti sono parte di noi.
sono parte della nostra eredità, sono parte di quell'insieme di cose di cui occuparcene, perché sono la nostra identità. Allora, tutto questo, come si svolga nella dimensione digitale, è tutto in progress, perlomeno per noi è una continua sperimentazione, anche se i risultati sono importanti. Ogni tanto noi facciamo dei momenti, a parte tutta la serie di webinar che abbiamo fatto da ottobre fino ai prossimi giorni sulla convenzione di fare, la sua contestualizzazione nell'era digitale. In realtà noi annualmente programmiamo dei contenitori, settimane, hackathon, rassegna dei prodotti realizzati dai ragazzi, webinar, cioè tutta una serie di azioni che poi andiamo a mediare con le scuole, perché le scuole devono essere i protagonisti, non siamo noi che andiamo a realizzare i progetti, salvo qualche volta che qualche scuola ci chiede aiuto, per il resto, come dire, sono loro che ci stupiscono ogni volta che realizzano delle cose. Ecco, questa giornata di oggi, che dicevo, chiude la settimana, la sesta edizione, in realtà apre i lavori per la settima edizione. La settima edizione coinciderà con l'avvio e dal 9 al 15 maggio 2022, quindi mentre oggi è al termine della settimana, quest'altro anno la settima edizione sarà all'inizio della settimana. Durante questo lasso di tempo, bene, ci dobbiamo inventare, rafforzare le buone prassi che abbiamo già sviluppato, dobbiamo inventare i modi per catturare l'attenzione delle scuole, dei docenti, dei ragazzi, perché siano ancora di più protagonisti di questo nuovo modo di fare pratica didattica in uno scenario che ovviamente è l'Europa, perché tutta la nuova programmazione europea da Horizon Europe e tutti gli altri investimenti vanno in questa direzione, dove la cultura, il patrimonio non sono più una parte ancillare delle politiche europee e anche nazionali, ma una parte sostanziale dove i nostri ragazzi ci devono partecipare a pieno titolo. Quindi l'invito intanto per questo pomeriggio, sperando che sia arrivata anche Letizia, così passo a lei la parola. L'invito è che da domani, magari anche dopodomani, dobbiamo incominciare a rivedere quelle sfide che abbiamo esaurito in questa edizione di Hack Cultura, con nuove sfide, ma soprattutto vanno fatti con voi. Noi stiamo lavorando, come qualcuno sa, noi pensiamo, diciamo, a livello nazionale, nella visione europea, però poi si agisce sui territori. Su questo sono state fondamentali la creazione di alcune associazioni sui territori, come Faro Sicilia, poi ce lo racconteranno, Faro Molise, Faro Trasimeno, con Mariella, che ci racconterà una bella avventura che stanno facendo in Umbria. E sempre di più, diciamo, l'interpretazione e l'aggregazione per raggiungere degli obiettivi comuni, credo che sia importante. Quindi Letizia non è arrivata. No, Carmine, Letizia non c'è ancora. Okay, quindi devi continuare tu. Darei la parola alla dottoressa Viviana Di Capua, nostra ormai affezionata panelist, e ti ringrazio. Viviana è una ricercatrice dell'Università degli Studi di Napoli da Federico II, occupata anche degli aspetti legali, giurisprudenziali legati
all'attuazione della Convenzione di Fari, non solo comunque sui beni culturali. E l'abbiamo ascoltata qualche tempo fa su una questione che francamente devo dire, essendo pure sul pezzo, spero di essere sul pezzo, però tutto quel concetto, l'astrazione concettuale sul cultural commons su cui aveva parlato, credo che sia intrigante e credo che sia un ottimo spunto da riflettere anche sui territori. Viviana, ti sono grato se ci racconti la tua esperienza. Grazie. La ringrazio molto, Carmine, la ringrazio davvero di cuore per l'invito. L'obiettivo della mia relazione di oggi è di esplorare in una prospettiva giuridica gli spazi e le prospettive future di applicazione della Convenzione di Faro nell'ordinamento nazionale. Ora, l'adesione dell'Italia, a cui poi è seguita anche la ratifica, ha suscitato un acceso dibattito nella comunità scientifica, nella comunità dei giuristi, aprendo una frattura piuttosto vistosa tra quanti hanno esaltato i principi della Convenzione e quanti invece ne hanno aspramente e duramente criticato il contenuto. Ora, più in particolare, mentre alcuni studiosi si sono molto entusiasmati per l'introduzione di un vero e proprio paradigm shift, cioè di un rovesciamento complessivo all'approccio alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, che è fondato sull'idea che sia necessario coinvolgere la comunità nella produzione, nella diffusione e anche nella conservazione della cultura come priorità, altri invece hanno criticato duramente l'indeterminatezza dell'oggetto della Convenzione, la presenza anche di alcune confusioni concettuali, terminologiche e la scarsa utilità di una dichiarazione di principi generali di difficile riscontro applicativo. Ora, una lettura attenta degli articoli conferma in effetti la presenza all'interno del testo di svariate imprecisioni nella traduzione di alcuni termini, cioè mi riferisco alla traduzione sicuramente impropria di cultural heritage con patrimonio culturale piuttosto che eredità culturale a cui ho scelto di riferirmi nel corso della mia relazione. Però è anche vero, d'altra parte, che è molto difficile negare la pervasività dei principi, la forza attrattiva che questi principi suscitano e che riposano sui valori portanti della democrazia, dello Stato di diritto, che promuovono l'integrazione tra i popoli attraverso la creazione di un'identità culturale comune. Ora, tutte queste considerazioni mi hanno spinto a proporre una lettura differente della Convenzione, cioè ponendo al centro quello che è lo scopo, la finalità che viene perseguita dalla Convenzione stessa. E questa lettura si prefigge in qualche modo anche di interpretare, di esplorare il testo della Convenzione, di esplorare anche le potenzialità applicative della stessa alla luce della celebre teoria dei commons o delle risorse comuni. Quindi, più in particolare, qual è il mio obiettivo? Il mio obiettivo è sicuramente dimostrare che la Convenzione delinei le condizioni giuridiche, cioè i principi, i criteri, vedremo poi dopo quali, per la considerazione e la valorizzazione di alcuni beni delle eredità culturali come cultural commons o risorse culturali comuni, il che poi ovviamente significa anche individuare quali beni appartenenti all'eredità culturale o, se si vuole, patrimonio culturale, si prestano ad essere considerati e valorizzati come risorse culturali comuni, quindi perimetrare poi in ultima analisi
quelli che sono gli spazi e le prospettive future di applicazione della Convenzione. Ora, cominciamo sicuramente con il dare una definizione di commons o anche di risorse comuni per capire a che cosa ci stiamo riferendo quando parliamo di commons o di risorse comuni. Allora, con questa espressione si intende ogni risorsa di origine naturale o artificiale che viene sfruttata in comune da più utilizzatori, dove però non è possibile escludere alcun attore dalla fruizione, e questo è il principio della non escludibilità, e dove però la fruizione da parte di ciascun individuo riduce la fruizione da parte degli altri individui interessati. E questo è un altro principio, cioè della sottraibilità o anche della rivalità nel consumo. Quindi le risorse culturali le possiamo immaginare come se fossero una categoria intermedia, in qualche modo, tra i beni pubblici che sono per definizione non sottraibili e non escludibili e i beni privati che invece sono collocati all'opposto perché appunto sono escludibili e sottraibili. Ora, il punto di partenza del dibattito contemporaneo sulle risorse comuni è sicuramente rappresentato dall'opera di Gareth Harden, The Tragedy of the Commons, che è stata pubblicata sulla rivista Science nel 1968 e quindi è emblematica un po' la metafora dell'autore, che era docente di biologia all'Università della California Santa Barbara, perché l'autore all'epoca aveva rappresentato questa pressione causata dalla crescita incontrollata della popolazione sulle risorse terrestri con l'illustrazione di un pascolo che appunto era la risorsa comune da libero ingresso che veniva utilizzato contemporaneamente da più pastori. Ora, secondo l'autore, ciascuno dei pastori avrebbe tenuto un comportamento sostanzialmente egoista perché avrebbe aumentato, sarebbe stato spinto egoisticamente ad aumentare il numero del proprio bestiame fino al punto di danneggiare, quindi rendere non più utilizzabile la risorsa comune. Quindi l'autore molto pessimisticamente poi individuava l'unica soluzione appunto a questo problema, perciò lo definiva appunto la tragedia dei commons, nell'istituzione di questa autorità esterna che era un po' un'autorità anche di stampo hobbesiano, cioè il Leviatano, che potesse in qualche modo tenere a freno, tra virgolette, i comportamenti egoistici dei pastori. Poi successivamente questo modello concettuale proposto da Harden venne completamente confutato, messo in discussione dalla politologa statunitense e premio Nobel per l'economia, lo ricordiamo, nel 2009, Elinor Ostrom, nella sua opera sicuramente non unica ma più celebre, che è Governing the Commons, che è un'opera pubblicata nel 1990. E Ostrom riuscì a dimostrare attraverso un, tra virgolette, esame condotto sul campo, cioè delle risorse empiriche, delle ricerche empiriche, che le comunità di utilizzatori possono impegnarsi a seguire una strategia, tra virgolette, collaborativa, mediante la quale poter definire poi un insieme di regole di comportamento riguardanti l'utilizzo della risorsa o comunque la contribuzione anche ai costi per il mantenimento. Elaborare anche dei sistemi di monitoraggio e anche di sanzionamento per i trasgressori. Cioè, in sostanza, Ostrom proponeva anche la possibilità di una gestione, tra virgolette, endogena, cioè autoregolata della risorsa comune, senza la necessità poi di istituire appunto un'autorità esterna. Ovviamente questo modello, questo risultato era ottenibile attraverso l'applicazione di un modello concettuale che poi viene anche spiegato dalla stessa Ostrom in altre opere successive, che è l'IAD Framework, cioè Institutional Analysis and Development Framework, cioè un quadro istituzionale di analisi e di sviluppo, dove un modello che veniva costituito da tre componenti principali, cioè l'action arena, l'arena di azione che veniva appunto costituita dagli attori e dal
contesto fisico, cioè la risorsa comune nel quale appunto essi interagivano, i fattori che potevano influire appunto sul comportamento degli attori, che erano ovviamente dei fattori ambientali, quindi lo stato della risorsa, delle condizioni economiche, anche delle condizioni sociali. E a valle poi veniva indicato appunto il prodotto dell'interazione. In realtà lo studio di Ostrom è anche importante, oltre per aver dato poi una soluzione concreta, perché chiaramente si tratta proprio di un quadro concettuale, cioè di una soluzione concreta al problema, anche di una serie di principi costitutivi nella gestione della risorsa comune, che io vi riassumo molto sinteticamente, e cioè innanzitutto i confini chiaramente definiti, quindi l'individuazione dei confini fisici ed economici della risorsa, così come anche gli individui che potevano appunto utilizzarla. Una congruenza tra le regole di sfruttamento e di mantenimento e le condizioni locali, quindi una contestualizzazione della risorsa, vedere il contesto fisico nel quale ovviamente la risorsa andava ad inserirsi. Le disposizioni di scelta collettiva, cioè gli individui che partecipano all'applicazione delle regole, devono essere anche partecipi del processo di definizione di quelle regole, sanzionamento progressivo, quindi sanzioni adeguate appunto all'entità dell'infrazione, meccanismi interni di risoluzione dei conflitti, minimo riconoscimento del diritto di auto-organizzarsi e attività organizzate su diversi livelli, cioè ciascuna di queste attività doveva essere organizzata ad un livello singolo in modo da individuare subito una soluzione nel caso in cui si fossero presentati appunto dei problemi. Ora, negli anni successivi alla pubblicazione dell'opera di Ostrom, alcuni studiosi di differenti discipline, quindi un approccio multidisciplinare, hanno contribuito poi allo sviluppo della ricerca sulle risorse comuni, promuovendo una prospettiva di analisi che sicuramente può essere definita innovativa, perché si basa sulla considerazione della cultura e del sapere umano come una nuova forma di common. E mi riferisco all'opera di Bertacchini, Bravo, Marrelli e Sant'Agata, il cui titolo è Cultural Commons. E la nozione, ecco, di Cultural Commons che questi autori hanno cercato appunto di individuare, che trova anche un proprio antecedente storico nei Cultural Districts, può essere intesa, o meglio, si riferisce alla cultura che viene espressa e viene condivisa da una comunità, che può essere generalmente riconosciuta come un sistema di risorse intellettuali di natura peculiare, indissolubilmente dipendente sia dall'evoluzione causata dal trascorrere del tempo, sia dai contesti spaziali in cui si svolgono queste relazioni umane. Questa, diciamo, è proprio la definizione che io ho tradotto in italiano, che viene data da questi autori. Ora, il dato su cui vale la pena di riflettere, che questi autori hanno messo in evidenza, innanzitutto il fatto che rispetto alle risorse comuni di Elinor Ostrom o di Arden, le risorse culturali comuni presentano una carrying capacity infinita. Cioè, che cosa significa? Significa che il consumo della cultura non riduce l'utilità per gli altri attori. Quindi presentano sicuramente dei problemi che sono differenti da quelli dei commons. Concepire appunto le risorse culturali come una nuova categoria, cioè nella prospettiva dei cultural commons, che comprende poi diverse forme di espressione culturale che vengono prodotte da varie comunità e in diversi contesti fisici, significa poi attribuire anche rilevanza alle dimensioni della cultura, cioè prendere in considerazione i caratteri della risorsa culturale, dello spazio, considerare il contesto ambientale derivante dalla interazione tra lo spazio fisico e i membri della comunità,
e della comunità che viene costruita, come emerge chiaramente dalla Convenzione di Faro, in una prospettiva, possiamo dire, anche dinamica, cioè basata su una identità, su un senso anche di appartenenza alla cultura che può essere espressa da un determinato luogo. Ora, le risorse culturali e la gestione, diciamo, delle risorse culturali coinvolgono, secondo questi autori, dei dilemmi sociali. Ora, con questa espressione io alludo a una serie di situazioni nelle quali un comportamento individuale può generare una irrazionalità collettiva. Cioè, che cosa significa? Il primo dei dilemmi sociali implica questo, che gli utilizzatori della risorsa culturale comune possono trarre un vantaggio dal godimento della risorsa, ma senza contribuire poi ai costi di conservazione. Il secondo problema, che è sicuramente quello più importante e quello che poi effettivamente assume rilevanza nella prospettiva della Convenzione di Faro, è il fatto che la trasmissione della risorsa culturale alle generazioni future dipende da un aumento dello stock di capitale già accumulato, cioè senza il quale la cultura diventa stazionaria, diventa priva di quella forza dinamica che è invece necessaria per tramandarla ai posteri. Ora, la Convenzione di Faro considera sicuramente alcuni beni dell'eredità culturale come risorsa culturale comune, e questa considerazione emerge in particolare dalla lettura dell'articolo 2, lettera B del testo della Convenzione, perché questa norma attribuisce alle comunità di eredità un ruolo prioritario nel processo di individuazione, di tutela, di fruizione di specifici aspetti dell'eredità culturale che essa, nel quadro dell'azione pubblica, cito testualmente, desidera mantenere e trasmettere alle generazioni future. Quindi, in sostanza, questo significa che la Convenzione di Faro pone le condizioni giuridiche per una gestione endogena, cioè autoregolamentata, della risorsa comune. Innanzitutto perché, come abbiamo visto, riconosce un ruolo prioritario alla comunità di eredità intesa come insieme di persone fisiche, anche appartenenti a nazionalità diverse, che, identificandosi nel valore culturale espresso dalla risorsa, decidono di promuovere dei processi virtuosi per accrescere lo stock di capitale da tramandare ai posteri. Quindi interviene poi in secondo luogo a correggere il problema causato dalla sottoproduzione di input culturali, perché ovviamente la comunità di eredità, titolare del potere di individuare le risorse che presentano interesse culturale, si pone come forza dinamica alla trasmissione della cultura alle generazioni future, cosa che invece molto spesso viene ostacolata dal riconoscimento in via esclusiva alle autorità pubbliche del potere di identificare ciò che presenta interesse culturale al fine di sottoporlo poi a tutela. E in terzo luogo, cosa non secondaria, sicuramente può risolvere anche il problema della contribuzione ai costi di mantenimento, perché non dimentichiamo che le comunità di eredità si muovono sempre e comunque nello spazio, nel quadro, nella cornice di un'azione pubblica, quindi con sicuramente in partnership con le istituzioni pubbliche, con le autorità pubbliche, come poi molte esperienze concrete hanno dimostrato. Ora, sicuramente la Convenzione di Faro ha anche degli strumenti operativi, altrimenti quello che io vi ho detto resterebbe privo di riscontro pratico, cioè resterebbe una mera dichiarazione di principi. Allora, innanzitutto c'è il Faro Convention Action Plan, cioè una piattaforma digitale che riunisce autorità pubbliche, studiosi, cittadini, con l'obiettivo di proporre poi delle azioni concrete, monitorarne l'applicazione, anche attraverso la comunicazione di conoscenze e di competenze. E questo è uno strumento che viene concepito per tradurre in pratica i principi della Convenzione. Tra gli strumenti operativi, un ruolo prioritario è riconosciuto al Faro Convention Network,
una piattaforma digitale a cui le comunità di eredità possono, o comunità patrimoniali, possono affiliarsi dopo avere compiuto tutte le tappe previste dal FARO Process e costituire un plan of action, cioè un piano di azione, per valutare e monitorare nel tempo le proprie iniziative. Ora, per entrare a far parte del FARO Convention Network, la comunità di eredità deve inviare quindi una breve nota al segretariato generale del Consiglio d'Europa, dove spiega appunto il rapporto tra la propria iniziativa e la convenzione di FARO. E il segretariato poi è tenuto anche a rispondere entro 3 settimane. Quindi sostanzialmente si avvia un processo dialogico virtuoso che mette in relazione sia le singole comunità di eredità, sia ovviamente il segretariato del Consiglio d'Europa, sia ovviamente le autorità pubbliche e gli studiosi per trasmettersi e comunicarsi appunto buone prassi. Poi, in terzo luogo, attraverso il self-assessment e l'action of plan, cioè il piano di azione, le comunità possono anche procedere ad una propria autovalutazione e monitorare i risultati derivanti dalla gestione della risorsa comune. Ora, i principi e i criteri del processo di autovalutazione sono sostanzialmente basati sull'IAD framework di cui io vi ho parlato in precedenza, perché ad esempio nei principi del processo di valutazione sono indicati il legame con una comunità e un territorio che deve determinare un senso di appartenenza, la coesione sociale si fonda sui vari livelli di cooperazione e di impegno, la democrazia si pratica attraverso il coinvolgimento della società civile nel dialogo e nell'azione, attraverso responsabilità condivise basate sulla capacità. Quindi i criteri che costituiscono poi effettivamente, che sono modulati per il chi, il cosa e il quando e il come, una valutazione basata sulla quantità e sulla qualità dell'impegno partecipativo delle comunità di eredità, delle autorità pubbliche, del settore privato e dei facilitatori. Cioè, in sostanza, si delinea un nuovo framework. Questo è l'obiettivo della Convenzione. Ora, lo studio di alcune esperienze applicative della Convenzione ha sicuramente consentito di delineare e di perimetrare gli spazi e le prospettive future di applicazione, cioè di rispondere a quella domanda che io ho posto in apertura. Quali aspetti o beni dell'eredità culturale si prestano ad essere considerati e valorizzati come risorse culturali comuni? Cioè ad essere autogestiti dalle comunità di eredità, sia pur nel quadro e nel supporto di un'azione pubblica. Ora, con le esperienze applicative, io ovviamente mi riferisco all'esperienza dei Friends of Molo San Vincenzo, quindi una comunità di eredità che è nata per il recupero del molo borbonico del porto di Napoli, per l'esame della quale rinvio alla mia relazione che ho ottenuto in occasione del webinar del 26 marzo e a quella anche del comune di Fontecchio, che ha coinvolto la comunità locale nel processo decisionale di ricostituzione fisica e sicuramente di rivitalizzazione sociale ed economica che è seguita al terremoto del 2009. Quindi tutte queste considerazioni, e avviandomi alle conclusioni, ci consentono di fissare alcuni punti cardinali. Cioè, innanzitutto, la Convenzione sicuramente non si sovrappone, ma si affianca alla normativa interna, perché persegue la finalità di sostenere le iniziative di valorizzazione dei beni dell'eredità culturale che rivelano un legame profondo tra la comunità e il territorio, cioè che sono in grado di raccontare una storia di quei luoghi, una storia della comunità. Quindi, al di là delle dissertazioni terminologiche che si possono fare sull'impropria traduzione di cultural heritage con patrimonio culturale piuttosto che con eredità culturale, invece a mio avviso è importante rilevare che la Convenzione delinea un nuovo framework
che grazie all'instaurazione di un dialogo con il Consiglio d'Europa, con il segretariato generale del Consiglio d'Europa, anche con le altre comunità di eredità e con la condivisione poi di buone prassi, è orientato a fornire il sostegno alle associazioni che sono nate con lo scopo di recuperare i beni dell'eredità culturale anche in stato di abbandono o danneggiati da eventi naturali, beni che raccontino la storia di un territorio, di una comunità. Quindi seguendo questa strada si potrebbe forse, ipotizzo, auspico, mi auguro, concretizzare finalmente quel congiungimento tra arte e natura che sovente trova una strenua resistenza nella destinazione produttiva o abitativa del territorio che viene stabilita poi unilateralmente dal governo locale. Vi ringrazio moltissimo. Molte grazie, sono Letizia Bindi, ti ho ascoltato, insomma, ci diamo del tuo ovviamente, con molte grazie per la tua interessante relazione, mi permetto appunto di riprendere alcuni punti che tra altre cose tornano in questa settimana, no? di ragionamenti e di discussioni, l'elemento della salvaguardia, della tutela e della valorizzazione di tipo endogeno, che è ovviamente un tema estremamente forte, no? Del dibattito sulla reale applicazione delle convenzioni, dei quadri di convenzione, era già un nodo importante, per esempio, nella Convenzione 2003 UNESCO, ma torna a bomba, potremmo dire, nella Convenzione di Faro, perché ovviamente la nozione stessa di endogeno ha a che vedere molto con i processi reali di natura partecipativa, no? Come si realizzano realmente l'inclusione, la partecipazione, e in questo credo che abbia un peso veramente rilevante il tema del digitale, non soltanto come pura traduzione, come dire, in formato digitale virtuale dei contenuti, ma proprio in termini di capacità inclusiva, di capacità di raggiungere una circolarità informativa, se c'è un'opportunità probabilmente di lavorare sul patrimonio come bene comune, come nuova nozione di common, sicuramente il digitale diventa uno strumento proattivo nella piena messa a regime di questa roadmap, no? Se vogliamo, di inclusione, sia per le piattaforme che può mettere a disposizione, ma direi anche proprio per la capacità di disseminazione che crea di per sé canali, empowerizza, con questo brutto termine diciamo anglizzato, però diciamo rafforza le reti di cooperazione, e direi anche la trasversalità tra le comunità. Stamattina già venivano fuori più volte nei ragionamenti con le istituzioni europee, con i grandi framework, diciamo appunto legati alle strutture dell'accreditamento, potremmo dire, patrimoniale, il tema delle buone, best and good practices, no? Ecco, in realtà sicuramente è importante non entrare in una logica di best intesa come una ricerca di eccellenza. Qui il problema non è probabilmente entrare in una logica gerarchica, no? Delle efficace delle attività comunitarie, ma quanto in realtà i percorsi sono capaci, e in questo senso good practices, sono capaci realmente di creare inclusività, empowerment, capacità di autoriconoscimento, autodefinizione all'interno stesso delle comunità. Un tema che probabilmente tornerà nei ragionamenti di questo pomeriggio e già si è affacciato in maniera importante in quelli della mattinata, attraversato la settimana evidentemente anche nelle presentazioni appunto delle esperienze territoriali eccetera e delle scuole, è quello per l'appunto della capacità di essere prossimi ai territori. No, io credo che il vero nodo è in che modo
Tutto quello su cui noi stiamo ragionando e il digitale forniscono uno straordinario strumento di prossimità e di circolarità informativa tra le esperienze. E mi pare che in questo senso, insomma, molte delle tue riflessioni sono davvero di grande interesse, probabilmente ci aiutano anche a beneficiare dello sforzo di formalizzazione che viene dalle convenzioni e da tutto quello che le convenzioni innescano da un punto di vista anche della messa a norma nei vari regimi nazionali, dell'attrezzarsi delle istituzioni, dal Consiglio d'Europa alle varie, diciamo, alle varie strutture ministeriali che in qualche modo applicano, si propongono di applicare pezzi discreti del percorso di riconoscimento e di valorizzazione, penso appunto agli istituti centrali, eccetera, ma c'è bisogno sicuramente della capacità di entrare in connessione circolare con i gruppi comunitari, non in una chiave, questo emerge spesso, no, nelle nostre conversazioni, non in una chiave semplicemente tecnicale, no, nel senso di tecnicalità della convenzione, ma di reale applicazione, di reale capacità di smuovere e di dare ascolto ai territori. Tra le altre cose, questo è un tema che accompagna anche la riflessione dei webinar del Comitato Scientifico di Caltr, che non a caso a giugno ragioneranno proprio di questo, no? del rapporto tra digitale e capacità di rappresentare e raccontare i territori e il modo in cui i territori riescono ad abitare, se vogliamo, e anche ad aiutare a dare nuove norme, nuovi canali di strutturazione del territorio, dunque in questo senso pienamente endogeno, no? E non esogeno. Molte, molte grazie, passo la parola adesso al secondo intervento della giornata, che è quello di Francesco Calabrò. Francesco Calabrò è docente di valutazione economica dei progetti presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, è un responsabile scientifico del laboratorio di ricerca patrimonio UNESCO del Mediterraneo, dirige un master universitario di secondo livello in valutazione e pianificazione strategica della città e del territorio. È membro del consiglio direttivo di ICOMOS Italia, direttore della rivista scientifica Laborest, coordina la conferenza scientifica internazionale New Metropolitan Perspectives. Vi lascio la parola. Grazie. Ringrazio innanzitutto dottor Marinucci per questo invito e la dottoressa Albero Tanza per avermi coinvolto e suggerito la partecipazione a questa manifestazione. E l'esperienza che vado a presentare in qualche modo si configura come un tentativo di applicazione dei principi di cui parlava prima la dottoressa Di Capo e a cui faceva cenno anche lei, professoressa Bindi, e soprattutto tenendo ben presente questo concetto a cui ha fatto cenno di prossimità ai territori e quindi si configura appunto come una struttura di ricerca che però pone al centro proprio la capacità di dialogo fra il mondo accademico e le comunità e soprattutto fra i patrimoni e le comunità. E quindi cerca di capire come il sistema delle relazioni o della mancanza di relazioni spesso fra i patrimoni e le comunità a cui appartengono possano invece essere migliorate attraverso un'azione di trasferimento di conoscenza da parte delle università e possano generare anche processi di sviluppo soprattutto in quei territori laddove il patrimonio naturale e culturale si configura come una delle principali risorse sulle quali quei territori possono puntare per avviare processi di questo tipo. In questo senso è chiaro che l'era digitale cui fa riferimento questa manifestazione è un'era che apre anche prospettive nuove anche ai territori marginali. Noi partiamo dalla Calabria, che è una delle aree più marginali d'Europa sostanzialmente, ma
Ovviamente alcuni principi, alcuni concetti non sono strettamente legati al territorio calabrese. E, quello che ci appare come il fenomeno più evidente dell'era digitale è il rimescolamento di carte del rapporto fra centro e periferia. Non c'è più un centro e una periferia così come l'abbiamo vissute fino a questo momento, dal momento, diciamo, della rivoluzione industriale in avanti. È un centro, una periferia che dialogano in maniera completamente diversa e ancora non sappiamo nemmeno esattamente in che termini. La vicenda del Covid ci ha in qualche modo consentito di riflettere meglio e più approfonditamente e soprattutto di toccare con mano alcune opportunità che ci vengono offerte dal nuovo mondo che viene disegnato dall'era digitale. Ma sostanzialmente dal punto di vista tecnologico non ci sono state in quest'ultimo anno innovazioni particolarmente significative. Abbiamo semplicemente utilizzato in maniera più pervasiva le tecnologie che avevamo a disposizione, ma rendendoci conto che oggi ci troviamo, per esempio, a parlare di Europa, collegati da tanti posti diversi, laddove, per esempio, fino a poco tempo fa, per quanto mi riguarda personalmente, era abbastanza improbabile poter partecipare fisicamente ad un dibattito di questo tipo se si fosse svolto in una città comunque più difficilmente raggiungibile. Questo è solo uno dei tantissimi esempi che possiamo fare appunto di questo rimescolamento di carte fra centro e periferia. E quindi in questo senso anche le prospettive che si aprono per la valorizzazione del patrimonio culturale devono tenere conto di questi stravolgimenti che stanno avvenendo e di cui ancora non abbiamo esattamente contezza come modificheranno i nostri stili di vita anche quando sarà finita l'emergenza. Io provo a raccontarvi questa esperienza che abbiamo avviato appunto con la dottoressa Albero Tanza, presentandovi appunto questa struttura di ricerca che è l'osservatorio, non so se si vede lo schermo. Sì, lo vediamo okay. Bene, lo vediamo nella versione non ancora presentazione a pieno regime. Ok, vai, adesso si vede. Ok, bene. Dunque, questo osservatorio regionale Patrimonio UNESCO Calabria è una sezione del laboratorio Patrimonio UNESCO del Mediterraneo che è stato costituito di recente presso il Dipartimento Patrimonio Architettura Urbanistica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Le finalità tanto del laboratorio quanto dell'osservatorio sono appunto finalità di ricerca centrate essenzialmente sul patrimonio naturale e culturale, puntando a utilizzare lo strumento della pianificazione strategica come strumento per la valorizzazione del patrimonio, avendo appunto come obiettivo quello di far sì che questi patrimoni, soprattutto nelle aree sottoutilizzate, pensiamo ad esempio alle aree interne, non solo della Calabria, ma in genere nelle aree sottoutilizzate, appunto, questi patrimoni possono svolgere una funzione di motore dei processi di sviluppo. E quindi i processi di pianificazione strategica ovviamente devono poggiare su una base conoscitiva, che è ovviamente la base di ogni attività di ricerca che possa poi portare anche ad un trasferimento di conoscenze sul territorio.
alcuni aspetti specifici che vengono sviluppati nell'ambito del laboratorio riguardano in particolare i modelli di gestione, dei quali mi occupo anche dal punto di vista disciplinare nell'ambito dei corsi che tengo presso il corso di laurea in architettura di Reggio Calabria, ma soprattutto lo studente della pianificazione strategica viene visto come uno strumento capace di dare concretezza ai principi della Convenzione di Faro a cui faceva riferimento poco fa la dottoressa Di Capua, cioè la pianificazione strategica poggia necessariamente sul coinvolgimento delle comunità. Non esiste una pianificazione strategica che venga elaborata esclusivamente attraverso forme di tipo dirigistico, di tipo centralistico, cioè deve essere l'intera comunità che riconosce le potenzialità, il valore del patrimonio che possiede e capisce attraverso quali contributi di ognuno dei membri della comunità è possibile far diventare quella risorsa potenziale una risorsa effettiva. Molti sapranno che in letteratura queste risorse vengono definite anche come risorse idiosincratiche, sembra un paradosso, ma in realtà ci sono molti territori nei quali sono collocate risorse di grandissima rilevanza, che hanno appunto quasi un rapporto di idiosincrasia con il contesto in cui sono collocate, perché non ne viene riconosciuta il valore, l'importanza sia rispetto alla costruzione dell'identità della comunità, ma anche in termini di opportunità, anche di opportunità di sviluppo. Quindi lo scopo sia del laboratorio sia dell'osservatorio che opera specificamente per il territorio calabrese è quello intanto di comprendere quali sono le relazioni esistenti fra i patrimoni già riconosciuti ad esempio dall'UNESCO e i territori nei quali sono inseriti. Non sempre questo sistema di relazioni sviluppa appieno tutte le potenzialità, ma poi esistono anche altri patrimoni di grandissimo valore che potrebbero essere ad esempio anche suscettibili di futuri riconoscimenti. Nel primo anno di attività dicevo appunto che il laboratorio nato pochi mesi fa e quindi questo 2021, durante questo primo anno, contiamo di sviluppare alcune attività specifiche che riguardavano appunto intanto l'attivazione di questo osservatorio per la Calabria. Ci sembrava doveroso intanto prestare attenzione al territorio in cui l'università è collocata, anche perché è la missione per cui nasce l'università a Reggio Calabria, proprio quella di accompagnare i percorsi di sviluppo. La seconda attività che intendiamo portare avanti è il progetto di un itinerario culturale sul tema del viaggio di Ulisse, che in realtà avevamo già avviato in partenariato con ICOMOS, FICLU, il Segretariato Regionale ai Beni Culturali e una serie di altri, l'Università di Messina e altri partner già dall'anno scorso. E quindi quest'anno intendiamo portarlo ulteriormente avanti, contando di riuscire nel più breve tempo possibile di definire questo dossier di candidatura. Ma il tema degli itinerari culturali è un tema che riteniamo possa essere estremamente interessante, proprio perché attraverso gli itinerari culturali è possibile avere una lettura diversa dei territori e anche in questo caso attuare uno dei principi
che sono alla base del Consiglio d'Europa, cioè il dialogo interculturale. Per questo motivo abbiamo pensato di istituire una sezione appositamente dedicata al tema degli itinerari culturali, che è coordinata dalla dottoressa Roberta Alberotanza, che è intervenuta stamattina. E dopodiché, ovviamente, nell'arco di quest'anno contiamo anche di organizzare una serie di eventi a carattere scientifico, anche per approfondire una serie di tematiche che si presteranno poi a ulteriori sviluppi successivamente. Dal punto di vista organizzativo, l'osservatorio è dotato di un comitato tecnico scientifico di cui fanno parte, oltre i membri del comitato scientifico del laboratorio, anche i rappresentanti dei patrimoni UNESCO già riconosciuti in Calabria. Sono due geoparchi, il Pollino e l'Ascomonte, appena riconosciuto poche settimane fa, il Codex Purpureus di Rossano come memoria del mondo e la varia di palmi all'interno della rete delle grandi macchine a spalla. All'interno poi dell'osservatorio c'è una struttura operativa costituita sostanzialmente dai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo in conservazione dei beni architettonici ambientali all'interno di un percorso di dottorato che da qualche anno è stato chiuso, ma che ha formato un gruppo di giovani ricercatori estremamente qualificati rispetto a queste tematiche. Ovviamente c'è un nucleo ristretto di segreteria tecnica che quotidianamente segue le attività dell'osservatorio, ma soprattutto vorrei sottolineare due elementi della struttura dell'osservatorio. La consulta dei patrimoni, all'interno della quale vengono coinvolti esperti di varia natura che hanno competenze specifiche rispetto ai singoli oggetti di studio, e quindi di volta in volta vengono coinvolte magari anche figure con competenze legate a patrimoni locali, non necessariamente di derivazione accademica, ma che magari hanno conoscenza di realtà territoriali particolari. E poi, soprattutto, rispetto alle tematiche di cui ci occupiamo oggi, la rete delle comunità patrimoniali, e quindi capire come questi patrimoni, appunto, ci troviamo a operare in un territorio calabrese in cui ci sono quattro patrimoni che però non dialogano tra loro. E allora come invece le comunità possono dialogare e favorire una piena valorizzazione di questo patrimonio, e come attorno a questi patrimoni è possibile appunto ipotizzare strategie di sviluppo. Io ho sostanzialmente concluso. Vorrei ricordare il professor Edoardo Mollica. Ieri ricorrevano 10 anni dalla sua scomparsa. È stato lui sostanzialmente l'ispiratore di questa struttura di ricerca, che sostanzialmente interpreta il suo modo di concepire il futuro della Calabria e il senso della presenza dell'università nel territorio. Vi ringrazio e ho concluso. Molte grazie a Francesco Calabrò, ci sono moltissimi spunti, tra l'altro insomma conosco abbastanza bene alcune dei beni di cui ha parlato e delle comunità di cui ha parlato, anche per aver seguito in alcuni momenti anche le vicende per esempio della candidatura delle macchine a spalla, dunque conoscendo piuttosto bene quel percorso. Alcune notazioni che mi sembrano interessanti da rilevare, ovviamente questo tema del centro in periferia, no? Che è stato tra le altre cose un tema cruciale, direi, del dibattito anche degli ultimi mesi, dell'ultimo anno di pandemia, la riflessione che è tornata in maniera molto molto forte su una opportunità paradossalmente che nel distanziamento è sembrata, e anche nella necessità di ribaltare le priorità rispetto ai centri storicamente
del vivere, no? E della, dell'assembramento, potremmo dire, la nuova valorizzazione delle, delle aree marginali, e direi uno sforzo che veniva anche antecedentemente alla pandemia dalla strategia nazionale per le aree interne, no? Il movimento Riabitare l'Italia, c'è un'attenzione sicuramente a ripensare, penso anche percorsi non necessariamente italiani, come per esempio il ragionare sulle periferie che viene da alcune esperienze francesi e così via. Dunque, sicuramente questo è un tema molto forte sul quale sicuramente Faro ha un peso, perché riposiziona al centro comunità che storicamente sono state periferiche, per l'appunto, permette di individuare valore dove storicamente una gerarchia dei saperi, no? ne ragioniamo spesso, non aveva individuato valore. Io sono un'antropologa e tra le altre cose con un maestro calabrese, perché sono allieva di Luigi Maria Lombardi Satriani, per cui, come dire, fa parte del comitato scientifico dell'osservatorio e del laboratorio. Non avevo dubbi, figuriamoci, era una specie di nume tutelare, ecco, di queste cose. E Luigi stesso, insomma, per primo, è uno che spesso, no, mette in guardia da questo rischio di nuova gerarchizzazione, per cui anzi Faro in questo riposiziona sicuramente al cuore delle nostre riflessioni le dimensioni che meno siamo abituati a considerare e che storicamente appunto sono quelle che tra altre cose sono oggetto degli studi etnografici, antropologici. I piccoli, no? I marginali, che però oggi, parliamoci chiaro, diventano improvvisamente dei punti di partenza per una nuova lettura dei territori, per cui mi aggancio a questo anche pensando a cose molto, molto concrete che venivano fuori dalla relazione, il tema per esempio del coinvolgimento delle comunità nella pianificazione strategica dei territori, che è un percorso importantissimo, anche una trasformazione, se vogliamo, della governance, che riposiziona al cuore, diciamo, della governance dei territori proprio il tema del coinvolgimento e dell'empowerment politico e culturale delle comunità. Beh, però in questo sicuramente c'è un tema che credo che non farete difficoltà a condividere, che è quello dell'evitare le retoriche partecipazioniste, ovvero si fa, no, quante volte la pianificazione territoriale è stata costruiamo l'occasione in cui semplicemente un gruppetto di yes men and women che stanno lì organizzati all'uopo vengono a dire che esprimono consenso rispetto a un'operazione che è stata generata esattamente nella stessa maniera. Quando penso, e quando lo dicevo prima commentando anche la relazione di Viviana Di Capua, quando penso al potere del digitale reale di sovvertire questa logica semplicemente di endorsement indotto da parte delle autorità di una comunità che finisce per essere soltanto l'avallo di operazioni che sono state generate in maniera comunque, diciamo, usuale, appunto dall'alto verso il basso, vuol dire che il digitale può diventare realmente anche invece il luogo in cui si raccolgono le istanze, se vogliamo, controversie, ambivalenti, perché, guardate, non soltanto per un discorso di democrazia e di amore per, come dire, per le spinte conflittuali, ma perché è da questo bouillon, diciamo, generativo che vengono fuori le idee migliori. Cioè, sbaglieremmo a pensare che noi dobbiamo usare le piattaforme per avere un consenso più solido e meno ambivalente, perché dalle posizioni differenziate, le comunità in sé per sé, c'è tutto un dibattito antropologico molto radicale e molto importante, non sono un blocco unico. Se voi andate a fare, come io vado a fare, ricerca antropologica nelle comunità patrimoniali, c'è chi ti dice: oh, questo non fa parte della festa, oh, questo non è veramente importante, è importante quest'altro, oppure questo vale ma quest'altro no. E per noi antropologi è su un gusto, come dicono gli spagnoli, no? È esattamente il cuore della nostra ricerca. Ma è questa varietà, è questa ricchezza, anche controversa, che rende i patrimoni vivi. Le feste si smettono di fare quando diventano rievocazioni, quando diventano il vestito buono dell'imperatore. No? Per cui io credo che noi abbiamo una grande opportunità, anche attraverso il digitale, di restituire questa ricchezza
ambivalente, piena di spinte, controverse. I giovani, le feste sono piene di differenze interne, no? Le feste come i saperi tradizionali. Pensiamo per esempio appunto tra i beni recentemente entrati a far parte del patrimonio immateriale, la transumanza. C'è chi la fa secondo tradizione, c'è chi la fa tornando a fare il pastore nelle aree interne e marginali. Una settimana fa ho intervistato un fantastico giovane pastore calabrese per le mie ricerche, che è tornato dopo che aveva fatto economia e commercio a Roma. Allora, è meno tradizionale? Fa meno parte della comunità patrimoniale? No, davvero. Noi dobbiamo riuscire a tenere insieme tutto questo, e in questo senso le piattaforme ci offrono una straordinaria opportunità di ricchezza, un ventaglio caleidoscopico che mantiene le attività vive. Altrimenti, ve lo dico, io lo vedo dall'osservatorio dei beni di cui mi occupo, rischiamo di qui a poco di avere figurine del patrimonio. Figurine nel senso proprio delle figurine del catalogo, no? E invece la vivacità, la possibilità di stare dentro ai processi è in questa capacità inclusiva reale della dinamizzazione dei territori e della capacità di restituire tutte le loro varianti, tutte le loro componenti. E in questo lo strumento, come dire, della digitalizzazione non è una gabbia che condiziona, ma il contrario, è qualcosa che apre, che permette l'autoconferimento, gli inventari partecipativi, la costruzione di piattaforme che si arricchiscono di giorno in giorno, la fotolicitazione. Ci sono proprio, anche da un punto di vista metodologico, delle opportunità straordinarie che non a caso ci permettono di fotografare la straordinaria vivacità dei patrimoni e non il loro diventare figurine. Per cui grazie mille, insomma, molto interessante, e credo che tra altre cose sono i temi in questo momento caldi del dibattito, no? Sui processi patrimoniali. Ne parlo spesso con Leandro Ventura, con tutta una serie di colleghi che in questi anni, ne parlavamo con Pierluigi Petrillo mercoledì alla presentazione di Faro di Calter Molise, no? E Pierluigi stesso ragionava su questo, su quanto sia importante fotografare il reale, star dietro, perché poi appunto le candidature, che diventano il grande punto, no, di riferimento, non devono essere intese come il risultato, sono punti di partenza. Io lo dico sempre, come tutti noi, vengo sollecitata dalle comunità con cui lavoro ogni giorno a presentare percorsi di candidatura, ne sto seguendo, ne ho seguiti, uno tra questi anche quello di transumanza, ma e adesso un paio in corso, ma le comunità te lo chiedono e pensano al premio, pensano alla mostrina, sono stati convinti che sia una certificazione, bisogna uscire dalla logica certificante. Le candidature, i percorsi di valorizzazione, di patrimonializzazione sono un patto straordinario che le comunità fanno con se stesse in primo luogo e con UNESCO a salvaguardare, pensate bene, la diversità, per cui guai a rendere omologante il percorso, ma a salvaguardare la diversità del patrimonio e delle espressioni culturali e sociali, no? Per cui secondo me è davvero in questo lo sforzo che dobbiamo fare è pensare in maniera caleidoscopica e non come una grande cappa che rende tutto omogeneo, no? È veramente la grande sfida. Molte, molte grazie dunque per il vostro contributo. Credo che a seguire, di diversità in diversità e di questioni in questioni, c'è l'intervento di Laura Moscini dell'Osservatorio Interuniversitario Studi di Genere, che ci propone una riflessione sul mainstreaming di genere e dell'innovazione, se non vado errata. Ancora grazie a Francesco Calabrò, le passo la parola a Laura Moschini, grazie Letizia. Sì, buongiorno, io mi scuso un po' con voi, mi scuso con voi perché ho qualche postumo del vaccino, quindi ho un po' di difficoltà proprio a essere al massimo delle mie possibilità. Comunque, però è possibile. Allora, sì, io mi occupo di etica sociale, quindi di cittadinanza attiva e responsabile in ottica di genere. Oggi mi soffermerò un po' sull'ottica di genere, innanzitutto perché in questi giorni se ne parla moltissimo,
in un modo non sempre corretto e anche perché in effetti l'ottica di genere può essere effettivamente quell'elemento che offre una consente un nuovo paradigma rispetto alla conoscenza, anche se voi direte, ma di queste cose se ne parla da talmente tanto tempo che ormai dovrebbe essere entrato nel discorso. Beh, non è così, e, insomma, vediamo un po' se riesco ad essere chiara, insomma, su questo punto. Quindi, per genere specifico subito di intendere ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per uomini e donne. Questa è la definizione ufficiale della Convenzione di Istanbul, che io adesso preferisco perché è sintetica ed efficace. Quindi il genere in buona sostanza è un pacchetto che la società fornisce fin dalla nascita in base al sesso ai bambini e alle bambine per indirizzare comportamenti, scelte di vita professionali, relazionali, eccetera, eccetera, individuate come utili da un punto di vista sociale ed economico. Tanto per fare un esempio banalissimo, il lavoro di cura non retribuito svolto dalle donne che lo considerano, perché sono educate a considerarlo un loro dovere legato al sesso, costituisce un enorme risparmio sia per le famiglie che per la società. Sappiamo tutte e tutti che ancora oggi le donne sono considerate l'ammortizzatore sociale per eccellenza. Quindi le società con questi modelli hanno sicuramente risparmiato, ma comunque non hanno tratto vantaggio, perché le capacità, le competenze, le qualità femminili comunque vengono sprecate da millenni, perché non sono entrate a far parte del discorso pubblico. L'ottica di genere, quindi, come metodologia di analisi e di interpretazione, è una lente importante perché consente di scoprire le vere ragioni di ruoli e gerarchie tra i sessi e quindi le vere ragioni della sottovalutazione, se non dell'oscuramento, di punti di vista e priorità delle donne, che, come accennato prima, costituisce non certo un vantaggio, ma addirittura direi produce un grave danno per la società, perché i punti di vista delle donne, le priorità delle donne riguardano molto banalmente il benessere e la qualità della vita di tutta la popolazione e non solo della parte femminile di essa. La pandemia l'ha reso evidente, purtroppo, no? Perché sanità, scuola, trasporto pubblico locale, condivisione dei lavori di cura, condizioni di lavoro sostenibile, salvaguardia dell'ambiente e via di seguito, vale a dire quelle che sono le banalissime priorità femminili, sono le criticità che sono realmente esplose, che hanno fatto esplodere praticamente tutti gli cosiddetti equilibri ai quali eravamo un po' abituati, che rientrano poi rispetto alle priorità che rientrano nella politica cosiddetta alta. Quindi un altro aspetto importante, secondo me, è che le priorità delle donne non riguardano solo, tra virgolette, la maggioranza della popolazione, ma anche le necessità di chi solitamente non ha voce, vale a dire i minori, le persone anziane, non autosufficienti, delle quali le donne si occupano e rappresentano in misura maggiore, piuttosto maggiore rispetto agli uomini, come tutti i dati e tutte le ricerche confermano. Quindi si tratta di punti di vista e priorità che riguardano il quotidiano per una vita caratterizzata da benessere personale e sociale, perché sappiamo che la dimensione relazionale per la donna è importantissima, una vita quindi che deve
essere buona e vissuta in un ambiente sano e bello. E quindi tendente a una vita buona, quindi felice. L'etica sociale, quella di cui appunto io mi occupo rispetto alla cittadinanza, è definita filosofia pratica e appunto nasce dalla domanda come si deve vivere per vivere bene, quindi felici in una società ordinata giusta e giusta. La risposta che dall'etica è che la troviamo nella conoscenza. Nella conoscenza, e della conoscenza si è parlato anche stamattina rispetto a come Laura Moro, come abilitare le nuove generazioni ad una nuova conoscenza attraverso una nuova forma di educazione. Bene, io trovo che questa nuova forma di educazione in realtà coincida molto con l'educazione liberale, che liberale nel senso che libera la mente dalle catene del pregiudizio e del conformismo, centrata, quindi pensiero socratico stoico, centrata sul dialogo, sul confronto, quindi sull'interrelazione, sull'interdisciplinarità, come vogliamo chiamarla, tra i saperi, e il partire da sé o autoesame socratico. Queste due dimensioni del sapere possono fornire sia a chi governa, anzi dovrebbero servire secondo Aristotele a chi governa, le indicazioni per produrre condizioni di vita buona e felice per le popolazioni, perché nella consapevolezza che solo un individuo felice può essere un buon cittadino o una buona cittadina e partecipare quindi responsabilmente alla vita della polis, ma soprattutto l'educazione liberale attraverso la nuova educazione, per cui ricordo Socrate è stato condannato a morte, è in grado di aprire la mente, quindi sollecitare il pensiero critico e creativo, ricordato anche da Pamela Giorgi stamattina per la sua importanza, e inoltre sviluppare quella forma di immaginazione che Martha Nussbaum chiama immaginazione narrativa e anche l'empatia. L'empatia che, ricordo, è una capacità che si può apprendere. Un'educazione quindi che Seneca, sempre per tornare al pensiero stoico, definisce secondo me in un modo eccezionale coltivare l'umanità. Quindi una educazione che facilita lo sviluppo delle abilità, quelle che oggi le soft skills, le life skills, noi chiamiamo appunto skills, ma anche consente di saper riconoscere il pregiudizio che alberga dentro di noi e del quale non siamo consapevoli e che noi quindi subiamo. Questo è particolarmente importante proprio perché ha a che fare con la dimensione relazionale, quella dimensione che oggi è così importante perché è così in pericolo. Consentitemi di dirlo, anche attraverso tutta la comunicazione veicolata dai social media. Allora, solo attraverso l'interrelazione dei saperi si riesce per il pensiero etico a formare cittadine e cittadini aperti con tutte queste caratteristiche alla cittadinanza del mondo. Questo è un concetto a cui tengo moltissimo. E consapevoli anche di vivere in un unico grande organismo, una unica grande famiglia, dove però ognuno poi deve collaborare, deve fare la sua parte affinché tutto funzioni. E nessuno deve essere lasciato indietro. In buona sostanza si configura un ecosistema. Le questioni etiche, quindi, collegate con l'ottica di genere, costituiscono quindi la vera innovazione sociale. Il mio intervento oggi deve trattare di innovazione sociale, quindi, a mio parere, le questioni etiche più le questioni di genere, se finalmente vengono prese e messe in atto, possono costituire una vera innovazione sociale, a partire dall'educazione. Ora, evidentemente, occupandomi di cittadinanza, le attività di Caltère, la sfida
della titolarità culturale, la presa in carico da parte di ognuno delle questioni poi sulle quali si basa, si fonda la cittadinanza, anche appunto attraverso la cura dei patrimoni, ovviamente mi interessa moltissimo e naturalmente anche se collegata con la Convenzione di Faro, nonostante tutte le note interessantissime che Viviana Di Capua ha fatto prima. E anche un altro aspetto che mi interessa moltissimo è proprio questo, questo che ha a che fare con l'uso responsabile delle tecnologie e con gli obiettivi di sostenibilità. Allora, entrando proprio nel merito del discorso, mainstreaming. Mainstreaming sappiamo che significa inserire un discorso nella corrente principale affinché diventi comunemente accettato, quindi normalizzato. Gender mainstreaming è quel concetto che diciamo venuto fuori dalla conferenza ONU di Pechino del 95 e che da allora è presente in ogni carta, dalla piattaforma di Pechino ai piani d'azione europei, alle agende europee 2010, 2020, 2030, obiettivo trasversale degli obiettivi di sostenibilità, insomma è assolutamente all'ordine del giorno. Come ho già detto altre volte, comunque spesso non se ne conosce il significato, quindi è un termine che viene anche un po' scartato proprio perché non si comprende bene e che comunque è un concetto rivoluzionario perché prevede proprio quello che dicevo prima, cioè l'inserimento, la considerazione del punto di vista delle priorità delle donne in tutte le politiche, in tutte le azioni, a tutti i livelli, compresi quelli decisionali. Perché questo? Perché chi decide deve sapere su che cosa sta decidendo e valutare l'impatto che le sue decisioni avranno sulla popolazione. L'impatto non è mai neutro, come le risorse spese non sono mai spese in un modo neutro perché hanno un impatto diverso rispetto al target di riferimento e quindi è importantissimo che il gender mainstreaming venga attuato. Noi abbiamo leggi su leggi eccetera eccetera, ma non riusciamo a capirla questa cosa o per un problema culturale non la vogliamo capire e comunque per quanto riguarda l'innovazione, se noi vogliamo realizzare una innovazione sociale non possiamo prescindere da una lotta ai pregiudizi e agli stereotipi, quindi che non consentono ancora oggi la piena cittadinanza delle donne e la presenza del loro punto di vista e priorità nelle politiche, come pure non possiamo prescindere dal riconoscimento del valore delle altre differenze di sesso, di età, provenienza, stato sociale, abilità, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo è necessario per il raggiungimento di un vero progresso sociale ed economico. Un progresso che come tale prevede però un processo, no? Un processo continuo di innovazione sociale che consideri la cittadinanza e quindi tutti gli strumenti, tutte le attività che possono contribuire a rafforzare il sentimento di cittadinanza nelle popolazioni. Però purtroppo se noi andiamo a vedere qual è la concezione oggi di innovazione sociale, noi ci troviamo con un problema, a mio parere, perché l'innovazione sociale oggi pare caratterizzata da un, c'è una definizione molto esplicita in questo senso, è un processo di cambiamento basato su strategie e idee che portano a soddisfare lo sviluppo economico e sociale di una determinata comunità in risposta a bisogni sociali insoddisfatti. Allora, in questa definizione praticamente scompare tutta quella che è la dimensione relativa a un po' quello che abbiamo detto prima, no? Quindi innovazione sociale come un processo di crescita democratica
che parte da un'educazione liberale, che punta al senso critico, alle relazioni umane e in buona sostanza alla ricerca del senso. Guardate, quando penso a questo, io penso sempre a due cose. Una è la moral machine dell'MIT, che risponde al bisogno che noi abbiamo della guida autonoma, per cui la moral machine è uno strumento messo a punto dove ci sono delle schede dove in buona sostanza si deve decidere se in caso di cioè se la nostra automobile deve decidere se deve ammazzare una persona anziana piuttosto che una persona nera, piuttosto che una persona grassa, piuttosto che un atleta, oppure un cane o una mucca, no? Allora, ecco, allora se questo è un bisogno sociale insoddisfatto e se io devo pensare che l'innovazione sociale ed economica, quindi sociale, mi deve portare a questo tipo di problemi, allora io qualche problema me lo pongo. E me lo pongo anche quando sento parlare, per esempio, del pane Carasau. Proprio oggi hanno rimandato al telegiornale un servizio sul pane Carasau 4.0. Allora, tutta questa abilità delle donne nel realizzare questo pane sardo, cioè una tradizione, una cultura, un patrimonio proprio, viene digitalizzato e molto bene si riesce a produrre la pasta e quindi a realizzare queste cose. A conclusione del servizio poi viene detto che questo consente una maggiore produzione e anche un bel risparmio anche rispetto alle risorse umane. Allora ecco, questo è un bisogno, è un'innovazione, un'innovazione che serve alla società, sì, da una parte sì, perché magari si vende di più, quindi poi le comunità stanno bene, ma questo patrimonio del pane Carasau fatto a mano in questo, con delle persone specializzate su questo, le dobbiamo comunque tutelare, non possiamo considerarle un problema, una spesa in più. Ecco, anche questo genere di problemi io li sento molto rispetto al senso, soprattutto al senso. Quindi per quanto riguarda, tornando all'innovazione e all'educazione, noi abbiamo, abbiamo una Costituzione che è perfetta. La nostra Costituzione parla dei patrimoni, parla del diritto alla cultura, parla della promozione della personalità umana, della solidarietà sociale. Insomma, la nostra Costituzione è perfetta da questo punto di vista, tutto è perfettibile, comunque insomma, a livello europeo siamo molto ben messi, a mio parere, perché una società basata sulla conoscenza, l'innovatività assicurata dalla partecipazione di persone solitamente escluse, quindi l'inclusione delle donne e di tutte le altre categorie. Gli obiettivi di sostenibilità pure nell'educazione di qualità, nel decent work, in tutto questo siamo messi secondo me benissimo dal punto di vista normativo. Bene, in sintesi abbiamo tutti gli strumenti, quello che ci manca è la volontà politica, perché questi devono essere messi in pratica se vogliamo dare una scossa, quindi se vogliamo raggiungere poi a dei risultati che diano non solo dei prodotti economicamente validi e quindi produttivi e anche una risposta a bisogni sociali insoddisfatti, poi anche lì bisogna vedere chi decide quali siano i bisogni sociali eccetera eccetera, comunque ecco, occorre una volontà politica e soprattutto a mio parere occorre un'educazione in questo senso. Anche perché noi siamo in un periodo dove c'è il primato delle tecnologie, cioè siamo nell'era dell'algoritmo in questo bel periodo e diciamo per fortuna di Calter ha dal 2018 questo ottimo progetto del passaggio da STEM a Digital STEAM con quindi la ricomposizione dei saperi, che offre veramente la possibilità di fare quello che era l'obiettivo poi dell'educazione liberale, nel senso riunificare i saperi
con il senso, con la dimensione umana, con la relazione, con la cittadinanza del mondo, col cosmopolitismo, cittadinanza del mondo, eccetera. Poi c'è, sto per concludere, c'è una frase di Martha Nussbaum, che è una filosofa del diritto, esperta, che si occupa molto della dimensione etica e di genere, che ha detto questa frase che io trovo molto interessante, ripresa da Eraclito: apprendere molte cose non significa averle prese, comprese adeguatamente. A proposito di quello che si diceva prima sulla raccolta dei dati, forse stamattina, scusatemi, ma sulla raccolta di molti dati, no, possono servire. Ecco, però apprendere molte cose non significa averle comprese adeguatamente. E questo è un nodo, secondo me, molto importante. E per comprendere adeguatamente le cose, Nussbaum sottolinea che serve una formazione umanistica anche quando ci si occupa di materie scientifico-tecnologiche, perché attraverso il pensiero umanistico, l'arte, si riesce a mettere in moto quello che è tutto ciò che forse è considerato, che è meno considerato, meno razionale, che però consente alle nostre capacità, all'occhio interno, di intuire, quindi di andare avanti e comprendere adeguatamente quello che noi apprendiamo. Tant'è vero che sottolinea quanto sia necessario incrementare i corsi di scienze umane e artistiche, perché l'innovazione richiede sicuramente flessibilità e una mente aperta e creativa. Questo anche perché ci troviamo a fronteggiare tutto il problema che riguarda appunto la comunicazione, le relazioni, le diverse forme di relazioni, la necessità di gestire i conflitti attraverso possibilmente il dialogo, ma è sempre più difficile farlo, questo lo possiamo vedere, e quindi un'educazione ai media e all'uso delle tecnologie che portano diciamo alla comunicazione e alle relazioni. A questo proposito c'è una frase di Sean Parker, il fondatore di Napster, primo presidente di Facebook, che ha detto: solo Dio sa cosa sta succedendo al cervello dei nostri piccoli, tanto per far capire quanto loro stessi si stiano rendendo conto, o forse l'avevano messo in conto e adesso fanno, come si dice a Napoli, la moina, nel senso di quanto l'uso delle tecnologie, dei nuovi mezzi, debba essere rimesso sotto controllo, perché le possibilità, le potenzialità sono tante, ma noi dobbiamo avere una mente critica, una mente aperta, per riuscire a comprendere e a valutare gli impatti di quello che noi facciamo e di quello che produciamo. Naturalmente, in questo ambito, la valorizzazione dei patrimoni, prendersi carico della titolarità dei patrimoni è uno strumento fondamentale, a mio parere, perché è un riattribuirsi la responsabilità che proprio consente l'esercizio della cittadinanza. L'abbiamo visto tutti i progetti dei ragazzi e delle ragazze che fanno nelle scuole, no? Partendo anche da piccole biblioteche, partendo dalle produzioni che si fanno nei loro paesi, partendo, ecco, anche da piccole cose, quando i ragazzi e le ragazze si mettono a lavorare sui patrimoni, secondo me rifioriscono, come diceva Seneca, rinascono, e quindi questo è sicuramente un territorio su cui andare avanti e cercare di coinvolgere sempre più scuole, sempre più strutture, per poter proseguire. Io mi fermerei qui, vi ringrazio, non so, sono a disposizione se c'è qualche domanda. E avevo mandato un piccolo video,
se si fa in tempo magari poi si vede, altrimenti non importa. Abbiamo pensato con Carmine che intanto lo mettiamo nella chat, Laura, e sì, poi diciamo, è possibile fruirlo già, sì, per chi lo volesse. Sì, se vediamo, sì, che finiamo in un tempo non eccessivamente dilatato, volentieri lo trasmettiamo perché è molto interessante. Per cui tra poco credo, sì, che o Carmine o Giovanni lo caricheranno nella, sì, nella chat. Solo per dire che il Ministero dello Sviluppo Economico effettivamente lavora molto su questi temi, anche in ottica di genere, anche con i ragazzi, con le ragazze. Secondo me, se appunto le istituzioni pubbliche prendessero anche spunto, si potrebbero fare delle cose molto interessanti. Vi ringrazio. Ovviamente. Grazie mille, sono ovviamente moltissime le linee su cui, diciamo, no? molte vie di fuga e su cui si potrebbe ragionare, a partire da Martha Nussbaum, di cui ricordo le lezioni durante il mio periodo di PhD americano, per cui no, ero particolarmente così, la sentivo come un'esperienza formativa. Dunque, in primo luogo, mi pare molto interessante, è stato anche un tema che ha attraversato in parte la mattinata e su cui siamo tornati spesso nei seminari appunto del primo venerdì del mese sull'unità dei saperi, questa idea che proponi, no, di big data che necessitano di essere riletti però alla luce poi dei vissuti delle persone, delle comunità, no? Come per sintetizzarli in una formula felice, i big data che hanno bisogno di thick data, no? Di dati densi alla fine, di dati calati nei territori, come amo spesso sintetizzare. L'altro aspetto che mi pareva molto interessante è quello legato a questo tema, diciamo, che sollecitavi a partire da a questa idea del pane Carasau 4.0 e di tutto quello che in questo momento sta girando intorno alla possibilità di riprodurre tecnologicamente e in maniera, diciamo, digitale i sistemi di produzione di tipo materiale, la cultura materiale. Questo è un tema cruciale perché ha a che vedere con la standardizzazione anche dei prodotti, dei gusti, dell'artigianato. Ricordo in un volume di una rivista di antropologia che curai ormai nel 2013 su appunto patrimoni, turismi e mercati, Antonio Arigno, che in quel momento era rettore, vice rettore dell'Università di Valencia, scriveva una cosa sul che cosa succedeva all'artigianato con la scoperta delle stampanti 3D, per esempio, no? Con questa idea della standardizzazione del prodotto che in qualche modo replica, certo, l'uscita del prodotto materiale, ma sottrae al prodotto della cultura materiale tutto quell'aspetto di variante che è legata al fatto che appunto una sedia di un falegname non sarà mai identica, perfettamente identica alla precedente, mentre invece la stampante 3D produce sedie sullo stesso formato ma perfettamente identiche l'una alle altre. Direi che qui però, per uscire dalle pastoie del genuino, autentico, questo è un tema come per certi versi cruciale, per esempio degli studi delle scienze sociali, antropologiche, dei studi di tradizioni popolari, no? Che cosa? Però direi anche all'origine del discorso sul digitale, pensiamo all'opera d'arte nell'era della sua riproducibilità tecnica, no? Qual è la differenza alla fine? Cioè, che cosa si deve davvero puntare, no, in questo senso? In realtà quello che succede sempre più spesso è che non è poi così vero che sparisce la cultura materiale dinanzi alla sua riproducibilità tecnica, solo che la cultura materiale diventa rievocazione della cultura materiale, si patrimonializza e diventa esperienza, e diventa oggetto turistico, diventa prodotto turistico per certi versi, o comunque prodotto dell'oasir, no? Dell'intrattenimento, per cui io vado a fare ciò che in realtà nella quotidianità fanno delle macchine, lo vado a fare con le mie mani perché è un'esperienza. Guardate, questo cambia lo statuto completamente, no, di quello che si produce, perché aggiunge in realtà il fatto che non mangiamo, come dice Ulf Anders, soltanto prodotti, ma noi mangiamo significati, e dunque in realtà quello che succede è che la differenza aggiunta, mangiamo, beviamo e speriamo, dico
più in generale, noi non ci accontentiamo dell'oggetto in sé, per il quale andrebbe benissimo il prodotto riprodotto dalla stampante 3D, ma in realtà abbiamo bisogno del carico di valore dato dalla materialità del suo costruirsi. Questo, se vogliamo, è uno snodo cruciale, no? tra la nuda vita di cui parla Gamben e le macchine. Terzo, ovviamente, questo tema che pone trasversalmente la tua relazione, insomma, mi permetto di tutoyer, come dicono i francesi, sui bias, no, che il digitale pone rispetto alle differenze di genere, ma direi anche alle differenze etniche, no? Ci sono questi casi emblematici in cui le learning machine caricate con una serie di, appunto come la moral machine di cui facevi riferimento per MIT, caricate con dei dati essenzialmente e solo apparentemente neutri, le elaborano e tirano fuori paradigmi sessisti, razzisti, discriminatori, oppure predizioni che innescano meccanismi, no? Paradigmi predittivi che innescano meccanismi di selezione. Beh, esattamente questo è il tema. Non a caso io utilizzavo proprio in un seminario di qualche settimana fa l'esempio cruciale, insomma, in qualche modo emblematico di questa responsabile del servizio etico di Google, Timnit Gebru, che è stata allontanata dalla sua posizione apicale evidentemente nell'azienda per aver, da ingegnere informatico d'eccellenza, MIT peraltro anche lei, prima Stanford, poi MIT, aver anche lei pubblicato un paper in cui diceva: guardate che ci sono delle macchine, appunto delle learning machine, che mettendo delle foto di donne afroamericane nel macchinario te le catalogano come scimmie. E lo usava lei, etiope di origine, lo usava volutamente come una grande provocazione, no? Partiva da questo esempio e poi scriveva tutto un paper dicendo: questo è l'esempio apicale, ma sappiate che di questi bias dentro le learning machine ce ne sono moltissimi. E dunque, come facciamo a stanare il rischio che in qualche modo affidandoci troppo alla asetticità del giudizio e della posizione che emerge dai macchinari e dalle intelligenze artificiali e dai big data, noi sappiamo qualcosa di oggettivo sulla realtà. Se questo oggettivo in realtà riproduce e anzi in qualche modo avalla in maniera più forte pregiudizi, eccolo lì che diventa invece una grande vulnus alla possibilità che gli strumenti digitali, anziché aiutarci a diventare più orizzontali, trasversali e circolari, in realtà creino nuove verticalità. Per cui sì, direi un tema apicale davvero questo, insomma, da affrontare, ed è indubbio che appunto le riflessioni come quelle di Nussbaum, ma per certi versi anche quelle penso molto radicali di Donna Haraway, per esempio, in alcuni momenti, no, che hanno volutamente nel cyborg hanno volutamente, diciamo, spinto, e anche adesso in questa idea di post-human, no, di riflettere molto sulle categorie, per cui diciamo tulocene, eccetera. Per cui veramente credo che c'è un punto del dibattito molto molto interessante, e su cui probabilmente proprio attraverso questo elemento della potenziale discriminatorio delle macchine, che mette in discussione la loro neutralità, no? Perché in realtà i dati ricombinandosi rischiano di non essere affatto neutrali, diventa davvero un tema up to date, proprio, no? Nel senso che sta al cuore dei processi e dei meccanismi. Molte, molte grazie, davvero. Allora, dobbiamo un po' correre, perché come al solito vedi che le nostre conversazioni ci portano lontano. Credo che sia arrivata frattanto Sonia Tucci, ancora grazie a Laura Moschini, stavolta lo dico giusto. E a Sonia Tucci per il progetto ArcheoFest e il rapporto con la Convenzione di Faro, per cui le passo velocemente la parola. E ArcheoFest, insomma, in realtà ormai è abbastanza consolidata. Io stessa qualche anno fa ho partecipato a una delle edizioni con mio grande piacere, per cui interesse, era una dedicata proprio ai temi della transumanza e dei tratturi in quel caso, per cui in questo caso mi pare molto interessante questa relazione tra il progetto ArcheoFest e
la convenzione. Lascio a lei la parola. I leave the floor. Buon pomeriggio, grazie Letizia e grazie a Carmine per l'invito. Purtroppo non sono riuscita a seguire le relazioni precedenti perché ho altre call in contemporanea, però sono riuscita a prendere le ultime parole che appunto avete detto adesso in discussione, anche il riferimento molto importante alla cultura materiale che Letizia stavi facendo in relazione alla discussione precedente, che a me ha colpito tantissimo, visto ovviamente il mio ambito di lavoro. Io sono un'archeologa preistorica che si occupa di archeologia sperimentale. E appunto oggi, come diceva Letizia, vi volevo presentare questa iniziativa che noi ormai sono diversi anni che stiamo portando avanti, dal 2014, è un festival di archeologia sperimentale, per l'appunto, che però dal 2014 ad oggi sta prendendo veramente delle strade particolari. Perché? Perché il festival nasce inizialmente con l'obiettivo chiaramente di uscire fuori dal nostro ambito accademico più ristretto e far conoscere un pochino alla cittadinanza qual è il nostro lavoro, quindi che cosa facciamo, di che cosa ci occupiamo e quali sono nel dettaglio gli aspetti che vengono coinvolti dalla nostra ricerca. Perché? Perché spesso noi abbiamo a che fare con i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado praticamente, e diversi target della cittadinanza, e spesso ci rendiamo conto che a loro il nostro è un lavoro abbastanza sconosciuto. Quando si parla dell'archeologo, voi potete ben immaginare quali sono gli stereotipi che vanno oggi per la maggiore, però in realtà effettivamente il lavoro che fa l'archeologo, oltre allo scavo archeologico, oltre a rinvenire appunto l'oggetto nel record archeologico e a studiarlo, effettivamente non si sa poi nel dettaglio che cosa vada a fare, in modo particolare poi un archeologo sperimentale. Quindi noi abbiamo deciso di portare la nostra ricerca fuori dai contesti accademici e quindi farci conoscere. Quindi abbiamo cominciato un pochino a dialogare con la cittadinanza e a metterci un po' anche in discussione proprio su suggerimenti e spunti che possono venire appunto da un confronto, che per noi è un momento veramente molto molto importante di crescita e di comprensione anche del nostro lavoro. Quindi i nostri obiettivi, quelli del nostro festival, quali erano? Quelli di far riconoscere appunto la ricerca, l'approfondimento e la divulgazione di quello che sono le antiche tecnologie. E per antiche tecnologie noi parliamo di tecnologie che possono essere utilizzate dalla preistoria, ovviamente, sino a un passato non troppo remoto, anzi decisamente vicino a noi. Quindi fondamentalmente era un po' la presentazione delle anche modalità di trasmissione degli antichi saperi, che di fatto sono rappresentativi di valori culturali comunitari tutt'oggi ancora molto forti. In questo modo chiaramente noi possiamo andare a interagire con diversi pubblici, mettendo in atto proprio quel processo di riappropriazione di un'eredità culturale oggi in alcuni contesti veramente a rischio. Qual è il quadro normativo nel quale noi fondamentalmente ci muoviamo? Per noi è molto importante questo aspetto. Allora, innanzitutto ci poniamo in un ambito di valorizzazione di un patrimonio culturale e chiaramente per questo facciamo riferimento agli articoli principali della Costituzione italiana, che parlano ovviamente di questo processo. Sono l'articolo 2, l'articolo 9 e l'articolo 118 della Costituzione italiana, ma chiaramente per noi sono molto importanti gli articoli dal 101 al 121 del Codice dei Beni Culturali, dove c'è un focus molto specifico sul concetto di valorizzazione. Però ci siamo resi conto nel corso di questi anni che l'aspetto trattato sia dalla Costituzione italiana che dal Codice dei Beni Culturali si arriva sino ad un certo punto. Perché? Perché fondamentalmente quando si parla anche di valorizzazione
nell'ambito UNESCO ci siamo resi conto che si parla essenzialmente di beni materiali e per noi in realtà tutto l'aspetto anche del sapere antico, del sapere tradizionale, ci sembrava veramente molto poco rappresentato in questo quadro normativo. E quindi abbiamo cominciato a mettere in piedi anche una discussione internos molto importante a questo riguardo, che speriamo che nel corso del tempo riesca mano a mano a prendere sempre più corpo. Certo è che nel momento in cui anche noi archeologi siamo venuti a conoscenza della Convenzione di Faro, che non è poi così scontato perché nel nostro ambito se ne parla sino ad un certo punto, lì abbiamo trovato ovviamente forse il nostro ambito di rappresentazione massima. Perché? Perché sicuramente l'idea del patrimonio culturale, dell'eredità culturale è sicuramente molto forte e chiaramente rappresenta i due ambiti, quello dei beni materiali e dei beni immateriali che si vanno a fondere in maniera molto più sostanziale. Quindi il nostro festival sicuramente si riconosce, ad esempio nell'ambito della Convenzione di Faro, sia nella parte prima, articolo 1, che nella parte terza, articolo 12, dove si parla proprio di partecipazione. Quindi questo è l'aspetto che a noi ha colpito maggiormente e nel quale ci siamo decisamente riconosciuti. Perché? Perché fondamentalmente quello che noi stiamo cercando di portare avanti con il nostro lavoro è proprio la partecipazione attiva di tutti i vari livelli della cittadinanza a un processo di riconoscimento di valori culturali che sono quelli che andiamo a rappresentare appunto nel lavoro quotidiano e ovviamente nelle varie edizioni che abbiamo sinora fatto del nostro festival. Questo è il contesto normativo nel quale sicuramente ci riconosciamo maggiormente, ma chiaramente dobbiamo anche prendere in considerazione un contesto culturale e operativo nel quale noi facciamo riferimento con il festival. Diciamo che quello che sentiamo più vicino a noi è quello dell'archeologia pubblica, che è una branca dell'archeologia che indaga le interazioni tra il passato e la contemporaneità. L'archeologia pubblica si occupa sicuramente dei lavori nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, ma ad esempio anche di tutta quella parte educational che viene svolta dagli archeologi nei confronti degli studenti. La cosa che sicuramente ci interessa dell'archeologia pubblica è il processo partecipativo, ovvero sia quella fase di costruzione di conoscenze e di identità che prevede, ad esempio, la componente proprio archeologica nella figura dell'archeologo riconosciuto come mediatore culturale tra passato e presente. Quindi questo è un aspetto che sicuramente ci va a connotare e in questo processo, diciamo, partecipativo abbiamo individuato da subito i target di riferimento, che ovviamente è la cittadinanza intera, suddivisa chiaramente in varie fasce d'età o ad esempio per quanto riguarda i contesti lavorativi. I nostri obiettivi, che sono quelli della trasmissione dell'eredità culturale, e gli strumenti chiaramente che andiamo ad utilizzare. Quindi abbiamo parlato dell'archeologia pubblica, ma chiaramente un altro diciamo ambito operativo e strumento molto importante per noi è quello dell'archeologia sperimentale vissuta come archeologia partecipata. Non so quanti di voi per l'appunto conoscano le pratiche dell'archeologia sperimentale, i protocolli dell'archeologia sperimentale, però fondamentalmente l'archeologia sperimentale è archeologia e è diciamo però un'archeologia che si dedica alla riscoperta di un'eredità culturale di fatto intangibile. Perché? Perché, e qui mi riaggancio al discorso che faceva prima Letizia sulla cultura materiale, che per noi è ovviamente sicuramente l'oggetto, quindi il bene materiale che noi rinveniamo all'interno del record archeologico durante una fase di scavo, ma per noi cultura materiale è tutto il complesso culturale che ha generato ovviamente il singolo manufatto rinvenibile all'interno del record archeologico. Ecco, quel complesso culturale è di fatto fondamentalmente un bene intangibile per quello
che noi lo andiamo a definire e a rappresentare, e l'archeologia sperimentale, mediante lo studio dei gesti tecnici, mediante lo studio delle antiche tecniche e tecnologie e mediante lo studio, ad esempio, delle materie prime antiche. Pensate, un esempio per tutti, alla fase di scheggiatura della pietra per la produzione di un'amigdala, un bifacciale, una punta di freccia. Prevede chiaramente la conoscenza della materia prima, quindi ad esempio la pietra, nel caso più conosciuto, più famoso, la selce o l'ossidiana, ma chiaramente tutto quel sapere che ti permette di mettere in piedi poi la fase di scheggiatura. Ecco, bene, per noi questo è sicuramente una fase estremamente importante da poter andare a ricostruire, e l'archeologia sperimentale, mettendo in atto una serie di protocolli e una serie di strumenti, ci consente proprio di ripercorrere esattamente queste tappe e di comprendere come, ad esempio, visto e considerato che in questi giorni è notizia che è un po' su tutti i social e su tutti i quotidiani, come ad esempio un uomo di Neanderthal possa aver riprodotto la sua scheggia Levallois e possa aver utilizzato la scheggia Levallois o una punta Levallois nel suo quotidiano. Quindi ecco, quella per noi è parte dell'eredità culturale intangibile, parte di saperi che possono essere chiaramente portati sino ad oggi, ma che hanno una valenza e un portato estremamente forte nella anche definizione della propria identità culturale. Quindi diciamo che questo è uno strumento, quello dell'archeologia sperimentale, estremamente complesso per certi versi, soprattutto nella definizione dei suoi protocolli, però è uno strumento che ci consente di coinvolgere la popolazione in maniera decisamente immersiva nel momento in cui noi andiamo a presentare appunto alcune tematiche che devono essere comprese nella loro interezza. Quindi l'archeologia sperimentale diventa archeologia partecipata nel momento in cui sia il bambino che l'adulto prende, ad esempio, la materia prima antica e la elabora secondo il protocollo che l'archeologia sperimentale ti consente proprio di attuare, e quindi, ad esempio, prova a scheggiare e a riprodurre una punta di freccia, una lama, e magari riesce a creare proprio uno strumento nella sua interezza composto da una lama, ad esempio, e da un manico. Quindi, di fatto, all'interno del nostro festival, noi che cosa andiamo a fare? Andiamo a ricostruire i gesti e i saperi tecnici, andiamo a definire dei protocolli operativi per di fatto poi strutturare degli standard scientifici, e andiamo a comunicare il passato mediante una partecipazione attiva, quindi coniugando sia la ricerca scientifica che chiaramente la divulgazione. E questi aspetti diventano dei punti di forza all'interno della manifestazione, perché oggi come oggi è abbastanza riconosciuta la valenza scientifica e formativa della sperimentazione archeologica, non soltanto per le scuole primarie, ma è universalmente riconosciuta anche l'archeologia sperimentale come strumento di conoscenza e partecipazione. Si vedano anche fuori dall'Italia tutta una serie di esperienze molto importanti, come ad esempio i vari convegni e le varie manifestazioni che vengono svolte negli Open Air Museum sotto la rete EXARCH. E è abbastanza ben definito il processo partecipativo immersivo, dove ad esempio partecipanti e visitatori possono interagire con gli specialisti che, badate bene, non sono mai soltanto degli archeologi, ma possono essere appunto degli artigiani, possono essere chiaramente specialisti di altri ambiti, magari affini alla corrente archeologica, e in questo modo appunto il pubblico e i partecipanti hanno la possibilità di comprendere quali possono essere pratiche quotidiane delle comunità antiche, ma in molti casi anche avere un confronto con le comunità, che noi archeologi definiamo più recenti, quelle più vicino a noi, e che magari appunto da un punto di vista antropologico
ovviamente hanno una serie di rimandi che ti consentono di fare delle analogie. L'analogia per noi è uno strumento estremamente importante di comprensione di una serie di dinamiche, non avendo, soprattutto per gli archeologi preistorici, una base di partenza quali possono essere le fonti scritte. Allora, il festival come si struttura? Dunque, diciamo che sin dalla prima edizione, che appunto, come vi dicevo prima, si è tenuta nel 2014, noi abbiamo sempre previsto dei momenti di confronto con i visitatori, con i partecipanti. Ma chiaramente abbiamo anche previsto dei momenti di confronto tra gli esperti, diciamo, dei vari settori che sono coinvolti all'interno del festival. Quindi abbiamo previsto dei convegni scientifici, ad esempio quella, l'edizione dove ha partecipato anche Letizia era un'edizione dedicata ad esempio alla transumanza, quella del 2018, dove il convegno è stato un convegno insomma, secondo noi veramente molto molto interessante, perché ha visto una trasversalità di temi presi in considerazione e una presenza veramente differenziata di partecipanti, cioè non c'erano soltanto gli archeologi a quel convegno finalmente, ma abbiamo avuto modo di confrontarci con antropologi, demoantropologi, ad esempio essendo il tema quello dedicato alla transumanza erano presenti i pastori, erano presenti gli allevatori, quindi il confronto che c'è stato è stato estremamente arricchente, immagino, per entrambe le parti, almeno così è uscito fuori anche dalla discussione informale che c'è stata assaggiando ad esempio i formaggi portati dai pastori e dagli allevatori che erano presenti al festival, o nei momenti in cui appunto si è sviluppata di più la discussione scientifica all'interno del convegno. Quindi è sempre presente questo momento, chiamiamolo così, di riflessione e confronto, ma contemporaneamente a questo è un po' il cuore del nostro festival. Ci sono una serie di espositori, gli espositori, appunto come vi dicevo prima, sono sia archeologi sperimentali che chiaramente in molti casi sono degli artigiani. E questo confronto continuo tra archeologi, archeologi sperimentali e artigiani, di fatto nel corso del tempo ha creato un ambito estremamente particolare, al punto tale da generare una comunità che noi ci siamo sentiti di poter chiamare comunità patrimoniale. Perché di fatto i saperi che sono stati messi a disposizione sia degli sperimentatori artigiani che fanno parte delle aree espositive di questo festival, ma ovviamente di tutto il pubblico che ha fruito degli spazi sperimentali, dei momenti di confronto, ad esempio tramite dei contest o dei laboratori, beh, questo sapere è cresciuto nel corso del tempo e si è veramente incanalato in tutta una serie di correnti e strade particolari. Quindi diciamo che dal 2014 al 2019, fino a quando si sono tenute le varie edizioni, il festival è cresciuto e ha generato, appunto, come vi dicevo, questo senso anche molto forte di comunità che al di là del festival ha continuato a crescere e ha continuato proprio a intrecciarsi a tantissime esperienze. Vi faccio un esempio: oltre al festival, noi siamo presenti in tutta una serie di manifestazioni e i colleghi che hanno creduto nel festival e ci hanno seguito nel corso degli anni, di fatto sono presenti, vengono anche loro in queste manifestazioni, interagiscono con altri attori culturali. Oh, poi la cosa importante che fino ad ora ho dimenticato di dire è che il festival in tutti questi anni si è sempre tenuto in luoghi della cultura particolari, dalle riserve naturali, ad esempio ricordo anche l'edizione del 2015 al castello Carlo V di Lecce, in collaborazione con l'Università del Salento, oppure
né dall'edizione del 2017 a quella del 2019 al Museo delle Civiltà, però poi spostandosi anche in altri musei, perché il festival dura 3 giorni e magari si tiene per quei 3 giorni al Museo delle Civiltà o alla Riserva Naturale di Stato delle Cesine, ad esempio, però è sempre in un certo qual modo presentato da altri eventi denominati Aspettando Archeofest, che si tengono in altri luoghi della cultura. Ad esempio, sino ad ora si sono tenuti al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Quindi la comunità che gira attorno al festival è sempre stata presente anche in queste varie altre manifestazioni, ma non solo, è andata oltre e ha portato testimonianza di se stessa in maniera autonoma, indipendentemente dal festival, anche in altre manifestazioni. Quindi siamo decisamente molto colpiti da questo fenomeno che il festival in sé ha generato, e è stata un po' una diffusione di saperi trasversali in tutta una serie di aspetti del quotidiano che veramente non ci aspettavamo. Il festival ha avuto inevitabilmente una battuta d'arresto l'anno scorso, quindi l'edizione che avevamo previsto per il 2020 non si è tenuta, ma forse è stato anche un bene. Perché? Perché dall'anno scorso abbiamo cominciato a pensare che in realtà noi avremmo voluto un momento di confronto per gli archeologi, ma chiaramente non solo, per tutti quelli che operano nell'ambito del patrimonio culturale, dell'eredità culturale, anzi, per meglio dire, avremmo voluto un momento di confronto in relazione anche alla ratifica della Convenzione di Faro. E quindi abbiamo cominciato a pensare già dallo scorso anno che avremmo voluto proprio dedicare un'edizione del festival a questo tema. E contemporaneamente a questo pensiero, che mano a mano cresceva, abbiamo deciso di formalizzare in un certo qual modo la comunità appunto patrimoniale che è nata attorno a questo festival, facendo il processo di accreditamento presso il Consiglio d'Europa del Festival. Quindi abbiamo iniziato questo percorso, adesso siamo a metà percorso di riconoscimento, e abbiamo pensato appunto di dedicare l'edizione prossima, quella del 2021, proprio alla Convenzione di Faro, all'eredità culturale e alle comunità patrimoniali che si muovono attorno a questo discorso. Quindi siamo entrati in contatto con varie comunità, tra cui ovviamente anche di Calter con Carmine. Abbiamo cominciato ad incontrarci e a mettere in piedi l'edizione che dovrebbe, perché è ancora in fase di organizzazione il tutto, però dovrebbe tenersi il 5 e il 7 di novembre a Roma. Adesso stiamo decidendo se tenerla al Museo delle Civiltà, dove sino ad ora si sono tenute le altre edizioni, o se per questioni di spazi già occupati da mostre non è meglio invece spostarsi ad esempio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Però comunque sia definiremo questo aspetto appunto in questi giorni. Quello che mi premeva appunto dirvi è che l'edizione di quest'anno avrà sempre le giornate di presentazione. Sarà probabilmente il primo Aspettando Archeofest, sarà a giugno durante le giornate europee dell'archeologia e nello specifico nella giornata del 20 giugno si terrà in collaborazione con la sovrintendenza capitolina, probabilmente nell'area archeologica di Sette Camini, dove ci dicevano che anche lì si sta probabilmente generando la definizione di una comunità sul territorio. Non so bene ancora a che punto sia l'iter di formazione, però lo dovremo capire probabilmente nella prossima settimana. Ci sarà un'altra giornata di Aspettando Archeofest durante le giornate europee del patrimonio, quindi a settembre al Parco Archeologico del Colosseo, un'altra giornata di presentazione molto probabilmente durante la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo,
sino ad arrivare ovviamente al festival. Chi sono gli attori quest'anno di questa edizione? Da un punto di vista istituzionale sono fondamentalmente le istituzioni che ci hanno accompagnato anche in molte delle edizioni precedenti, quindi l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, il Museo delle Civiltà, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, il Parco Archeologico del Colosseo, la Sovrintendenza Capitolina, il Comune di Roma, anche con il tavolo della cultura. Ovviamente abbiamo coinvolto di Calter, Faro Venezia, il Comune di Fontecchio, il LabGov con l'esperienza di Coroma, ma siamo aperti ovviamente ad avere proprio nell'ottica di maggiore inclusività possibile, avere ovviamente più interlocutori e più attori all'interno del nostro evento. E quindi io spero di, tramite Carmine, anche di potervi comunicare quanto prima il programma definitivo del nostro festival, proprio per potervi accogliere e poter instaurare un dialogo con tutti quanti voi, nell'ottica proprio della generazione di una comunità il più possibile estesa. Grazie mille Sonia, moltissimi spunti. Sì, in effetti appunto si è costituita nel tempo una comunità, diciamo, intorno ad Archeofest, abbastanza evidente anche dal clima che si respira, almeno per l'edizione a cui io stessa ho partecipato, e ci sono ovviamente moltissimi spunti che purtroppo è difficile riprendere, perché molti anche dei nostri interlocutori ci chiedono giustamente di intervenire, perché poi hanno anche altri impegni. Mi pare però comunque molto molto interessante questo aspetto di public engagement, no? Diciamo di passaggio dello studio dalle segrete stanze alla società civile, a questo incontro tra esperti e comunità patrimoniali, più o meno implicitamente patrimoniali, nel senso che prendono spesso consapevolezza del proprio patrimonio nel farsi dei processi di patrimonializzazione, e tra altre cose costruiscono un senso del valore patrimoniale essi stessi, che è oggetto interessantissimo di analisi, per esempio, da parte degli etnografi, no? Penso a un piccolo, e mi limito a questo, a un piccolo gioiello di videodocumentario di qualche anno fa che si chiamava Il senso grottesco della vita, che era un film documentario dedicato alle guide spontanee che si erano andate a costituire a Matera intorno alla patrimonializzazione dei sassi, alle strane, no, anche rielaborazioni del valore patrimoniale delle grotte. Ovviamente il senso grottesco della vita era grottesco nel senso di grottesco, ma anche delle grotte. È un video documentario di un'etnografa italiana, insomma, molto interessante, che però metteva in evidenza come il senso del patrimonio venisse a costituirsi all'incrocio tra i saperi esperti e la percezione che le comunità hanno, il loro narrare il significato. È molto interessante, per esempio, nei patrimoni immateriali, quando i membri della comunità raccontano le origini di una pratica o di un cerimoniale. Spesso sono in contraddizione con la ricostruzione storiografica al dettaglio delle fonti di quel cerimoniale o di quella pratica. Tuttavia è di fondamentale valore tenerle in conto, no? Perché è il modo in cui la comunità in realtà si è appropriata e ha rielaborato il patrimonio stesso, il che vuol dire che, come dire, il senso e anche la capacità di quel patrimonio bioculturale, giustamente tu ti riferivi a questa sintesi molto forte tra contesto territoriale, l'ambiente, la biodiversità, che sempre più spesso entrano nell'archeologia come nell'antropologia, come in altre discipline sociali, sul campo, storiche, storiografiche, no? Ecco, in realtà il vero valore del campus è all'incontro tra questo, tra la rappresentazione dei saperi culti e in realtà il modo in cui le comunità ne fanno qualcosa di appropriato, no? E ne costruiscono intorno a questo una propria soggettività patrimoniale, potremmo dire, che poi, ricordiamocelo, l'oggetto stesso di Faro. Devo scappare, nel senso che devo passare la parola ad altri. Ci farà molto ovviamente piacere, come di Calter, esserci nuovamente, a maggior ragione proprio perché
si parlerà di Faro, e, tenendo conto che ci sono ormai in crescita una serie, appunto come nel caso di quelle di cui parleremo di qui a poco, di associazioni Faro che nascono radicalmente di Calter, nel senso che nascono all'incrocio tra queste due dimensioni, cioè tra la dimensione Faro di piena attuazione della convenzione, ma ritenendo che il discorso sulla digitalizzazione e soprattutto sull'impatto del digitale nella conservazione e valorizzazione dei patrimoni possa rappresentare uno stream, diciamo, generale e fondamentale di lettura stessa dei processi patrimoniali. Penso appunto a Faro Trasimeno, a Faro Sicilia. Faro Trasimeno non è una di Calter, ma lavora con grande attenzione a questo. Faro Sicilia è una Faro di Calter. Faro Molise, che abbiamo presentato e inaugurato mercoledì scorso, avviato pubblicamente mercoledì scorso, è un'altra associazione regionale Faro di Calter. Dunque, grazie, a presto, fateci avere presto il programma. Raccomandando a tutti grande sintesi, purtroppo, perché insomma, è sempre antipatico chiederlo, soprattutto chiederlo verso la fine, abbiamo ancora, diciamo, 3-4 interventi. Chiederei a Monica Gozzini Turelli di intervenire. Monica Gozzini Turelli interviene per l'Istituto Comprensivo, grazie ancora Sonia, di Pisogne Brescia, e lascerei a lei la parola. Però subito dopo farei, se siete d'accordo, intervenire le due associazioni Faro Trasimeno e Faro di Calter Sicilia, in particolare Faro Trasimeno, perché credo che la Mariella Morbidelli abbia forse qualche urgenza che le impedisce di trattenersi fino alla fine dell'incontro, e poi chiederei, se non ci sono altri interventi, a Maria Teresa Natale dell'ICCU per l'ultimo intervento. Quindi questo dovrebbe essere, ma raccomando davvero a tutte, visto che siamo tutte signore e signorine, raccomando a tutte un po' di sintesi, soprattutto per non rendere troppo gravosa l'attesa delle altre. Prego, intervento a Sì, sì. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, sono la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Pisogne, un paese sul lago di Iseo in provincia di Brescia, e sono qui a questo convegno con due rappresentanti degli insegnanti, che sono Luca Donati e Cristina Baiguini. Chiedo a Luca di mettere per favore subito la prima slide per presentarsi. Nel frattempo vi parlo di questo intervento. Allora, ritorno un po' indietro. Noi stiamo parlando di bambini. Vi sto parlando di bambini dall'età dei 6 agli 8 anni. E dovevamo preparare un intervento per questo convegno con delle parole chiavi importantissime: occasione, digitale, Europa, cultura. Però dovevamo far collimare queste parole chiave con la realtà di bambini dai 6 agli 8 anni, quindi dalla prima alla terza elementare. Ed è stata una bella scoperta, una bella occasione davvero, perché provate a chiedervi che cos'è l'Europa per un bambino di 6-8 anni, gliel'avete mai chiesto? Vi dico che cosa risponde in generale: i bambini dai 6-8 anni rispondono: ma è uno stato, ma è una città. Qualcuno poi sa il nome di alcuni stati in Europa e riesce a riportarne qualcuno, ma quando è più grande. E quindi noi dovevamo trovare un modo di cominciare a parlare di Europa ai bambini, utilizzando anche un veicolo che fosse digitale e anche altro. E abbiamo pensato che la parola più vicina ad Europa per un bambino di 6 anni, per spiegargli che cos'è l'Europa, e noi utilizziamo parole da adulti per spiegarcelo, è una bellissima amicizia. Per far capire a un bambino che è europeo, gli dobbiamo parlare di amicizia con altri. E quindi il nostro intervento si intitola Do You Want to Be My Friend? Perché è una piccolissima storia, un piccolissimo video che hanno girato con le foto dei bambini di terza elementare della sezione bilingue della scuola primaria di Pisogne. Allora, a Pisogne abbiamo una sezione bilingue, prima, seconda, terza elementare, con l'inglese. Abbiamo scritto al Ministero quest'anno, l'abbiamo formalizzata. Adesso vi facciamo vedere
cosa hanno fatto i bambini di questa sezione bilingue per chiedere a degli amici tedeschi se vogliono diventare i loro amici. Questa sarà una storia speciale, cioè sarà un'esperienza di volo immaginario sulle ali del digitale di un messaggio di amicizia, che vuol dire essere europei, che i nostri bambini stanno spedendo, stanno inviando alle scuole in Europa, ai bambini tedeschi, ai bambini francesi, ai bambini spagnoli, per vedere se riusciamo a costruire la parola Europa partendo dalla parola amicizia e utilizzando le ali del digitale e soprattutto una lingua veicolare che è un veicolo di comunicazione fra tutti. Prego Luca, puoi cominciare per cortesia, grazie. C'è l'audio, Luca. Non si sente l'audio, lo sentite? Non si sente l'audio, Luca. Scusa, intervengo, so che in genere ci sono sempre problemi con l'audio quando ci sono i video. L'unica cosa è mettere il microfono vicino all'amplificatore. Mi dispiace molto perché c'erano questi bambini che stanno parlando dicendo le frasi in inglese che conoscono e stanno raccontando virtualmente a degli amici in una scuola in Germania come si svolge la loro giornata, vedete il video è brevissimo, attraverso delle frasi di conoscenza e gli chiedono: volete mandare anche voi a noi delle cartoline, delle fotografie di quello che fate a scuola, sempre in inglese, e volete diventare i nostri amici? E mentre va questo video, purtroppo senza audio, ma poi se avremo occasione di mandarvelo in altro modo ve lo manderemo sicuramente, quello di cui volevo parlare è di quanto è importante anche una lingua veicolo. Nel nostro caso è l'inglese, tra l'altro è una scelta, tra l'altro per di una popolazione praticamente che non è più in Europa, però è la nostra lingua veicolare. E se vi chiedete come possono i bambini, i ragazzi comunicare con altri europei e condividere dei contenuti, noi riteniamo importante continuare con grande sforzo a tenere viva questa sezione bilingue che comincia proprio dalla prima elementare. Loro, i nostri bambini, fanno in lingua inglese arte, geografia, scienze, musica, motoria, tecnologia, fanno praticamente in italiano solo italiano, matematica e storia. E è un grande sforzo, mi dispiace che non potete sentirli perché sentireste con la loro capacità quanto e quanto comunque attraverso questa lingua loro oggi sono in grado di parlare con dei bambini tedeschi, con dei bambini francesi, di andare a cercare già da subito un'occasione di incontro e di amicizia. Ecco, adesso io volevo continuare con questo intervento, con la prossima slide, che dice praticamente quello su cui vorrei fermare la nostra attenzione. Noi apparteniamo all'era della comunicazione. L'uso consapevole del digitale come risorsa va costruito, come dice la finalità di questo convegno stesso, laddove parla che bisogna riappropriarsi dell'importanza di saper leggere. Saper leggere non è più solo saper leggere un libro di carta,
ma è saper leggere con questi strumenti la realtà che ci viene proposta, interpretare e gestire le forme di conoscenza con autonomia intellettuale, ma da leggere esattamente come si fa nella lettura, fra virgolette, tradizionale del testo, si deve passare alla produzione. La produzione che era scritta in una scuola, fra virgolette, tradizionale, diventa una produzione digitale dopo però che tu hai imparato a leggere, esattamente per fare la corrispondenza tra quello che è una scuola, che è sempre stata di una letto-scrittura a due praticamente dimensioni, adesso diventa praticamente un'esigenza di insegnare a leggere, scrivere, a produrre attraverso altre forme anche di scrittura. Quindi è vero tutto quello che avete detto fino adesso, che è importantissimo investire sull'educativo. Noi stiamo vivendo in questo momento, puoi continuare Luca con le slide, grazie. Allora, io ho voluto mettere fermare un attimo l'attenzione sul perché è importante che le nostre scuole divengano bilingue, perché i bambini sono molto recettivi nell'apprendimento delle lingue, quindi saranno in grado di parlare meglio la lingua appresa se la proposta si struttura sin da piccoli, perché apprendere una seconda lingua porta assolutamente dei vantaggi cognitivi, tra i quali diverse capacità. Perché essere bilingue migliora la funzionalità mentale e la capacità di apprendere altre lingue, perché risvegliare, e mi fermo qui, gli interessi dei bambini ad altre persone e culture, in un momento in cui sono così aperti e ricettivi, porta ad un'apertura interculturale che apre la mente, che è un po' il sogno europeo, quello di sentirsi collegati, ma soprattutto di divenire una risorsa l'uno per l'altro. Ora pensate, se tutto questo che stiamo facendo dovessimo cominciare a proporlo fin dai 6 anni. In questo caso era una fotografia, una cartolina viaggiante, una richiesta di amicizia, e l'essere europei passava proprio attraverso questo concetto. È importante cominciare fin da quando sono piccoli. Puoi passare a un'altra diapositiva. Che cosa teniamo? È vero che viviamo in un'era della globalizzazione, ma è proprio grazie anche all'impegno di Calter e di associazioni in questo senso che riconosciamo che anche se la conoscenza interculturale diventa essenziale, è essenziale portare avanti quelle che sono la valorizzazione del nostro matrimonio. Quando lavoro con i bambini e con gli insegnanti stranieri, e quando anni fa si diceva ai bambini stranieri voi dovete parlare italiano anche a casa, dovevo spiegare che invece era importantissimo che a casa non parlassero italiano, ma che parlassero la loro lingua madre. Perché per espandersi verso l'alto un albero ed allargare le sue braccia e i suoi rami verso l'alto, verso il diverso, verso un mondo più grande, deve consolidare delle radici profonde in terra. Tanto maggiori sono forti le radici, tanto più grande la capacità di espandersi verso l'alto. In un momento in cui gli scenari nazionali e internazionali offrono prospettive inedite rispetto al passato, cosa vogliamo ottenere di questo passato attraverso uno strumento nuovo, anche che è il digitale? Su questo possiamo davvero lavorare fin dall'inizio con i bambini. Questo progetto, avete parlato prima, è importantissimo, di territorio. Che cos'è il territorio? Il territorio sono tutte quelle agenzie educative, ma non solo educative, che sono presenti intorno a noi. Esiste un po' un preconcetto fra quelli che sono i luoghi della cultura e quelli che sono i luoghi della produzione, nel senso che ci sono i luoghi dell'educativo e ci sono i luoghi della produzione. C'è chi ha studiato e chi invece produce. C'è la scuola della testa e la scuola delle mani, e sappiamo benissimo che ancora oggi i professionali sono considerati scuole di serie B perché sono le scuole delle mani rispetto a una scuola della testa. E allora per costruire questo progetto di scuola bilingue invece
con il territorio abbiamo interpellato le aziende, perché le aziende sono fortemente connotative della cultura di un popolo, specialmente un popolo che è cresciuto insieme alle aziende. Questa è la storia della Lombardia e ogni popolo ha la sua tradizione. E per questo abbiamo cercato di superare un po' questa dicotomia, abbiamo chiesto aiuto perché c'è un gran, non c'è solo la produzione in termini economici, per cui tu chiedi all'azienda per favore mi fai una donazione alla scuola, visto che tu sei una scuola, sei sul territorio e noi siamo una scuola statale, ci servono i fondi. No, abbiamo chiesto di poter condividere un saper come, un know-how, un saper fare costruito su bisogni e risorse del territorio, che sfocia in capacità produttive che concorrono a definire l'identità stessa del proprio sistema territoriale. Cosa significa? Significa che una sezione bilingue in un paese cresce bambini con un open mind diverso e una capacità comunicativa diversa sull'Europa, che hanno anche le risorse, che sono spendibili dopo anche a livello lavorativo. È per questo che abbiamo fatto capire agli imprenditori che siamo proprio tutti collegati e che un sistema educativo non può fare a meno del suo territorio, che la buona prassi non è solo fra strutture educative, fra associazioni culturali, ma è fra la testa e le mani e quindi fra tutti, perché siamo tutti collegati. Quindi una sezione bilingue che in un certo senso rispecchia la presenza di tutte le agenzie del territorio. È un retaggio culturale di cui praticamente facciamo ancora le spese. Noi vogliamo ringraziarli anche pubblicamente perché ci cofinanziano, perché siamo tutti interpreti e coprotagonisti di cambiamenti migliorativi per la società. Se parlate di digitale, a volte le aziende possono darci una mano anche tecnologicamente, perché non sempre il personale della scuola è formato. Vi racconto un'esperienza molto triste, ma anche molto vicina. Io quest'anno sono preside in un istituto comprensivo, fino all'anno scorso ero preside dirigente scolastico in un istituto di scuola superiore. 5 anni fa questo istituto di scuola superiore, 6 anni fa, ha ricevuto dallo Stato per l'avvio della scuola digitale migliaia di euro, 180, guardate una cosa spropositata, sono stati acquistati un numero infinito di tablet Samsung che sono stati consegnati a tutti gli studenti e ai docenti affinché avviassero la scuola digitale. Ora, invocando la libertà dell'insegnamento, i docenti hanno detto tutti, cioè noi vogliamo andare avanti e usare i nostri libri. I tablet sono stati usati per tante altre cose e questo era un investimento del nostro Stato. Per questo voglio dire, è importantissimo salvaguardare quello che è non solo il protagonismo che è della persona. Allora c'è la dirigente Gozzini, ci sono 2 docenti qui e un gruppo di docenti che stanno mandando avanti una sezione bilingue. Ma una sezione bilingue senza un riconoscimento del Ministero corre il rischio, quando cambiano le persone, di non esistere più, esattamente come la didattica digitale è fatta solo da chi la sceglie, dei docenti. L'abbiamo fatta in questi 2 anni perché c'è stato un Covid, abbiamo almeno capito e compreso che cos'è, che cosa può essere, che grande risorsa può essere. L'abbiamo fatto perché siamo stati obbligati dalle circostanze, però ci deve essere un'altra consapevolezza, proprio perché saper leggere oggi non è solo il saper leggere che abbiamo in mente. Saper leggere e produrre è assolutamente un'esigenza di una scuola che cammina e che non si fa inglobare dalla globalizzazione, ma che diventa protagonista dando degli strumenti. Allora, noi in questo momento, come vedete, sono stata sveltissima, perché siamo qui per chiedervi un aiuto. Abbiamo preparato per la nostra sezione bilingue tutti i curricoli, i transcurricoli fra discipline, tradotti in inglese dalla prima alla quinta di tutte le discipline, con tutte le unità da fare settimana per settimana.
abbiamo spiegato quale metodologia usare, abbiamo spiegato quali sono i tempi, abbiamo un ente certificatore che è il Trinity College, abbiamo dimostrato al Ministero che è a costo zero, che è statale e ai bambini non costa nulla, le scuole bilingue oggi sono solo private, la nostra è completamente gratuita. Abbiamo mandato questo malloppo di lavoro in Ministero e siamo amareggiatissimi perché l'unico strumento è la mail e non abbiamo risposte. E pensate che l'abbiamo mandato quest'inverno, che la scuola, possiamo dimostrarvi che alla fine della quinta arriviamo al livello A2 certificato senza costi per lo Stato e veramente per i bambini gratuito. Quindi vi preghiamo, preghiamo voi che siete qui e che credete come noi nell'Europa, no? In un'Europa che agisce, perché lo dimostrate con la presenza in questo convegno e con tutte le iniziative che ho seguito di Caltri in questi anni e so che cosa c'è dietro, c'è un lavoro infinito, c'è tantissima voglia davvero di rinnovamento, ma nel senso propositivo, nel senso costruttivo. Per favore aiutateci ad avere un colloquio con qualcuno al Ministero a Roma, perché le mail non funzionano e noi abbiamo tutto pronto per partire, abbiamo bisogno di questo riconoscimento, perché altrimenti è come il finanziamento digitale, che però è dato alla libertà della persona di scegliere o no. Chiunque arriverà in questa scuola, se è una scuola bilingue, prende in mano il programma e la fa andare avanti e non dipenderà dalla passione o dalla non passione di una persona. Quindi grazie per averci fatto partecipare, spero di avervi ricordato che ci sono anche i bambini e che dobbiamo cominciare da loro in qualche modo, con semplicità, e vi prego aiutateci, grazie. Mille grazie, assolutamente non ci sono anche i bambini, ci sono soprattutto i bambini direi, anche perché a parte proprio per la loro predisposizione e natura di attivi digitali, come dire, hanno qualcosa da insegnarci ormai spesso in quanto a uso e a implementazione dello strumento, e faranno i conti con questo ogni giorno, ma poi perché credo che un atteggiamento corretto nei confronti del saper leggere, come giustamente veniva detto, sia qualcosa che va a cambiare anche proprio il soggetto cittadino del futuro. Quanto appunto a sostenervi, insomma, cercheremo magari anche in un'occasione prossima di ragionare dei modi, magari anche in uno dei prossimi webinar, perché no, potrebbe essere un'occasione per fare il match, no, tra istanze, ecco, in questo senso capisco sempre che ci siano delle grandi criticità, no, delle volte anche nel far vivere le buone esperienze, le buone pratiche, stamattina se ne parlava tanto, e che le comunità poi proprio per la loro natura di comunità, spesso anche periferiche, no? Che hanno da raccontare storie, diciamo, locali, che non, rischiano di non rientrare non certo a ragione nell'occhio di bue del mainstream, invece hanno bisogno di essere sostenute in questa visibilizzazione che non è certo una visibilizzazione di carattere così protagonistico, ma proprio di poter continuare a far bene, per cui sì, insomma, cerchiamo di sostenervi in questa vostra, in questo vostro percorso molto volentieri. Io sono desolata, ma come avevo comunicato in precedenza a Carmine, insomma, gli amici e colleghi del direttivo, non posso trattenermi oltre le 18, per cui ho purtroppo un impegno, diciamo, di famiglia doloroso, nel senso che è un amico molto caro che è scomparso e dunque devo assentarmi, però molto volentieri diciamo, passo la parola, credo a questo punto, a Mariella Morbidelli, che essa stessa aveva un impegno e voleva giustamente, anche perché abbiamo avuto la loro presenza in questi giorni, ancora però non c'è stato modo, no, di ascoltare il loro intervento, di farlo trasimeno, per cui chiederei a lei di iniziare la breve, diciamo, carrellata delle esperienze di associazioni Faro sul territorio. Risparmio quella di Faro di Calter Molise, di cui abbiamo ampiamente parlato mercoledì scorso e di cui sono presidente, e invece, diciamo, mi anticipo dicendo che
faremo la sequenza di Mariella Morbidelli per Faro Trasimeno, di Elisa Bonacini per Faro di Caltel Sicilia, che brevemente riprenderà, diciamo, l'esperienza molto interessante che stanno svolgendo con l'associazione, e poi Carmine completerà dando la parola a Maria Teresa Natale, credo, e non so se ci sono poi altri interventi. Mi duole molto, ma lascerò finché posso, diciamo, ascolto il prossimo intervento e poi vi saluterò. Dunque approfitto adesso per salutarvi, è stato per me davvero molto interessante e resto assolutamente a disposizione con tutti i riferimenti che sono presenti, diciamo, nel comitato scientifico di Caltere, e sempre via Carmine per sollecitazioni e cooperazioni. Grazie mille e passo la parola a Mariella Morbidelli. Mi sentite? Sì, mi sentite Carmine, mi senti? Sì, ti sentiamo. Non, io il video si vede che non mi funziona, quindi non... Allora, tanto racconto un attimo com'è che sono arrivata a Faro Trasimeno. Da oltre 25 anni mi occupo di Erasmus, quindi sono abituata, io mi sento molto europea, fra l'altro mia madre, c'è una mamma che era francese, e ho fatto la biologa a Parigi, in Svizzera, quindi insomma ho un grande amore per tutta l'Europa. E non posso dire degli altri paesi fuori dell'Europa, perché io per scelta mia non vado in aereo, non per paura, ma perché per la sostenibilità ambientale. Allora, oltre, quindi questo Erasmus era quello per i giovani, i partenariati, e in più ho anche dei corsi nel catalogo. E quindi uno si chiama Europa in due lingue, Europa tra mito, modernità e intercultura. Va molto bene, piace moltissimo, perché io poi faccio la trasversalità delle discipline, e poi vengono professori da tutta Europa, e quindi c'è un grande colloquio delle diversità, delle culture, dei loro problemi con i loro alunni, in cui la metà di ogni classe è sempre di altre culture, quindi è molto interessante. Poi, diciamo, da qualche anno mi occupo con un'altra associazione, ovviamente. Faro Trasimeno è appena nato, ma col Laboratorio del Cittadino faccio questi progetti europei. La sede per l'Erasmus, sapete bene, che è Firenze, invece l'Europa dei cittadini è Roma, col Ministero. Ed è lì che ho incontrato la convenzione di Faro, perché sono stata invitata a Venezia per la premiazione dei musei. Un museo è stato premiato, era Solidarnosc, e quindi è stato interessantissimo capire perché premiano un museo come Solidarnosc, perché è fatto dai cittadini, e quindi insomma è stata un'esperienza fantastica 3 o 4 anni fa. Poi un'altra volta mi hanno invitato, quindi lì ho conosciuto la direttrice, Gisella Pavanvolfe, al museo di De Gasperi nel Trentino, anche lì è stato a Firenze, anche lì è stata una cosa molto interessante, ecco. E quindi per dirvi che io sono molto attaccata a... diciamo, quindi lì ho capito, poi l'esperienza degli Erasmus in tutta Europa, sono capitata a Vienna in un museo in cui il direttore di un museo, che non ho mai sentito dire ancora in Italia, ogni 15 giorni, quindi sono entrata, mi ha regalato il biglietto e c'era gente, piena di gente della mia età, io sono molto anziana, e lui ogni 15 giorni incontra i cittadini di Vienna o del suo territorio per dire insieme a loro in che linee culturali vogliono andare. Quindi per me è stata una cosa, poi lo conoscevo così per sentito dire, mi sono innamorata di questa titolarità per i cittadini del patrimonio naturale e culturale, e a luglio dell'anno scorso ho costituito Faro Trasimeno. Faro Trasimeno, secondo la direttrice, deve restare l'unico in Umbria. E perché altri hanno chiesto, ma lei vuole pochi gruppi, perché se no non si gestiscono. Infatti facciamo parte di Faro Italia, e questa informazione che vi do è molto bella, vi vorrei invitare tutti, perché il 18 di giugno, lo sa Carmine, lo sa,
Il 18 di giugno viene la direttrice in presenza al Lago Trasimeno. E quindi noi siamo molto onorati e non è che, diciamo, e quindi facciamo questo incontro dei Faro Italia, organizzata da direttrice, non è che l'ho organizzato io, è lei che mi ha proposto questo incontro. Quindi siete invitati tutti, poi mi farete sapere. E poi di che cosa ci siamo occupati ora noi in così breve tempo? Perché ho voluto fare Faro Trasimeno insieme alle università, a tutte le associazioni, ma tantissime. Poi basta che guardate il sito farotrasimeno.org e vi rendete conto di quello che abbiamo fatto, perché diciamo non c'è una sensibilità in questa regione, non di tutti ovviamente, ma parlo anche di forse, non lo so, non si rendono conto del valore enorme che è in questo tempo. Un esempio, nelle settimane del patrimonio a settembre che arrivano in Europa l'abbiamo fatto 2 giorni e abbiamo dato molto valore diciamo al Museo Paleontologico di Pietrafitta con foto in cui non c'è un grande, diciamo, non ci sono diciamo con grandi paleontologi, cioè abbiamo fossili completi, 8 scheletri completi, interi di mammut meridionali che non ce l'hanno nemmeno in altri posti. Quindi sono cose che non si possono capire, io che sono una scientifica, ma non si possono capire quando non curare e far avere lavoro a giovani, farli studiare e perché possono trovare il loro lavoro in questo territorio. Quindi ci sono tanti altri motivi per cui diciamo con grande interesse anche delle direzioni della cultura della regione, anche altri. Poi c'è stato il Consiglio Comunale di Castiglion del Lago che ha ratificato, dopo la ratifica del governo, ha ratificato la convenzione, tant'è che il primo comune dopo la ratifica, perché prima abbiamo Fontecchio prima della ratifica, ma dopo la ratifica è il primo comune in Italia che ha fatto la convenzione. Questo fatto nostro di Faro Trasimeno ha preso molto piede e si sentono molto responsabili. Una cosa che abbiamo fatto insieme a tanti, associazioni, enti pubblici, direzioni, abbiamo fatto un lavoro di rigenerazione urbana di una, diciamo, ex potabilizzatore e un'altra cosa di un ex pomodoraia che era importantissima per questo paese. Quindi noi ci dedichiamo ora in questo momento a questa rigenerazione urbana, che in Francia mi piace di più perché la chiamano rigenerazione culturale. Cioè non sembra che siamo architetti che ci mettiamo a sistemare i luoghi, no. Vogliamo solo che diventino centri sociali. Centri sociali, centri dove la gente si incontra, si scambia. E ecco, quindi io voglio farle a breve, perché però sarei contenta che ci potessimo incontrare con altre persone, con gli altri fari, quindi poter poi scambiarci tutte le nostre esperienze e anche, quindi siete invitati il 18 di giugno. E poi ora siamo anche associati a questo Faro Trasimeno, il progetto del depuratore si chiama Un Faro sul la riva del lago, il Lago Trasimeno, in provincia di Perugia, che è molto bello. Allora adesso con comodo, l'ultima cosa che dico, perché potrei parlare per ore, ma vi risparmio, siamo diventati associati a Modo. A Modo è il turismo dolce e io do molta importanza alle due isole. Ci sono due isole nel Trasimeno, una è privata, piccola, ma le altre sono bellissime, una si chiama Polvese e l'altra si chiama Isola Maggiore. E allora il turismo dolce avviene perché tu puoi partecipare, come Faro Trasimeno o altri fari, puoi partecipare a questo turismo dolce in cui è l'anno europeo delle ferrovie, purché ci sia la ferrovia
si è anche, vale molto essere in un'area parco, noi abbiamo il parco regionale del Trasimeno, e andare, e noi andremo per traghetti, coi traghetti, per fare delle passeggiate bellissime, tra l'altro la Maggiore, dove San Francesco ha passato 40 giorni, quindi, e poi ci sono cose molto belle, sia alla Polvese che all'Isola Maggiore, dove l'Isola Maggiore è l'isola dei pescatori, ma dei tempi antichi. Poi per la collega prima, no, la professoressa prima, che parlava dell'archeologia, noi siamo in terra etrusca e quindi abbiamo anche tanti giovani. Quindi quello che non capisco ormai, avendo tanto vissuto all'estero e anche viaggiato tantissimo all'estero, quello che non capisco perché da noi sul bello, sulla cultura, sulla natura non si riesca a avere dei giovani che possono lavorare nel loro territorio e devono sempre scappare da qualche parte all'estero. Invece è questo. In questo momento il mio compito, insieme ad altri, è un compito di anche di un risvolto economico come terzo settore, perché altrimenti non si riesce a valorizzare, se poi i giovani uomini non riescono, sono appassionati, ma sono disoccupati. Volevo dire, questa per me è una tragedia. Anch'io comunque a 25 anni ero andata via dall'Italia a fare la biologa a Parigi, quindi non è una cosa, non è una cosa, è antica. Ecco, vi ringrazio, io stimo molto il lavoro che fa l'associazione di Kulter, quindi ci siamo già. Io l'ho conosciuto in Umbria tanti anni, un po' di anni fa, per questo che mi sono... Qualche tempo fa, l'anno scorso, mi sono di nuovo rivolta a Carmine Marinucci e spero che lui possa venire, oppure ci sarà anche una possibilità di, quando viene la direttrice, di fare anche in remoto. Poi, ecco, quindi farò Trasimeno, appunto, c'è scritto tutto. Grazie, Mariella, sicuramente, spero che non... che quando ci siamo incontrati non è stato un brutto incontro, qualche tempo fa. No, non ti avrei ricercato, no. Meno male, sicuramente ci saremo, so che anche con Sonia ed altre persone ci stiamo dando appuntamento per incontrarci proprio a Trasimeno, quindi saremo una bella delegazione, proprio perché abbiamo bisogno pure di confrontarci al di là di questi momenti particolari. Se posso, non capisci quello che succede e non lo capisce più nessuno che ai nostri ragazzi gli abbiamo rubato il futuro prossimo, remoto e tutto. E quindi credo che il nostro impegno è quello di dargli gli strumenti a perlomeno di essere competitivi sul piano culturale ovunque. Niente, davvero grazie. Se Maria Teresa mi consente, intanto Faro Sicilia credo che è impegnata, sta scrivendo un libro, quindi gli rubiamo solo due minuti. Il tempo per dire due cose su Fare Sicilia, che è stato anche presentato quando abbiamo presentato Faro Molise. La nostra ottica come di costituire, stiamo costituendo anche Faro Abruzzo, Faro Sardegna e spero anche Calabria, eccetera, non è quello di moltiplicare i carmini, ci mancherebbe. Ma è quello di fare quel momento di massa critica a livello territoriale, perché sono i nostri diversi territori che sono la vera diversità e il vero tutto, e quindi poter sperimentare e anche nell'ottica di buone prassi sui vari territori, perché poi diventino buone prassi per tutti, o perlomeno il confronto delle buone prassi per tutti, credo che sia fondamentale. Elisa, e grazie. Mi sentite? Eccoci.
Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok, intanto buonasera a tutti, appunto per io rappresento Faro Sicilia, di Calter Faro Sicilia. In realtà da sempre sono di Calter, anche quindi la mia esperienza, l'esperienza diciamo che abbiamo iniziato in Sicilia sotto il cappello di Calter, viene fuori da, soprattutto da un'attività molto legata, che ha sposato in pieno diciamo, le linee guida portate avanti da di Calter sul patrimonio culturale e sulla digitalizzazione, soprattutto sulla valorizzazione attraverso appunto il digitale. Il cuore pulsante di questo gruppo, di questa associazione, che ora si andrà a registrare prossimamente, che abbiamo fondato a novembre, è sicuramente il progetto processo partecipativo che porto avanti in Sicilia sulla piattaforma Easy Travel, che è diventata appunto una best practice di processi partecipativi digitali, di civic o public engagement, come lo vogliamo chiamare, attraverso il quale stiamo diciamo tentando di colmare un gap digitale profondissimo di cui soffriamo appunto in Sicilia. E quindi se il cuore pulsante è stato questo, ci siamo affiancati subito alcune realtà, in particolare il Museo Diffuso di Sciacca, che oltre ad essere diciamo un eco museo con una spinta particolarmente avanzata dal punto di vista del marketing e della promozione territoriale, culturale e turistica, di cui faccio parte nel CDA, in realtà sono stato un ponte anche per associare altre realtà appunto al progetto di Calter, tra cui l'esperienza di riqualificazione urbana che viene portata avanti da anni ormai da Badia Lustenfound a Lentini, di cui faccio parte, di quella cui cooperativa faccio parte, quindi sono un po' diciamo una prezzemolina in tutte le situazioni, e poi altre realtà tra cui l'Ecomuseo dei Semi di Demetra di Enna, la società cooperativa Mediblè di Palazzo Lacrei, dell'Associazione Culturale Dracma di Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese. Per adesso siamo appunto in sette, ma vogliamo portare avanti questo ragionamento anche a braccetto appunto soprattutto con la realtà di Faro Molise, per cui grazie anche a Giovanni abbiamo aperto un sito con un dominio di secondo livello sotto di Calter, è una prima mappatura proprio perché l'intenzione è quella di andare a mappare proprio le buone pratiche sul territorio di chi lavora con la comunità, per la comunità, sul territorio e con il territorio per la sua conoscenza, promozione e valorizzazione. Gli esempi, le realtà che si sono associate fino adesso sono tutte realtà che hanno non solo appunto sposano appieno ovviamente i principi della convenzione, ma essi stessi appunto la mettono in pratica con le loro comunità sotto vari punti di vista e con differenti attività. Sono tutte orientate soprattutto a una promozione appunto della partecipazione anche digitale, ed è questo forse che da questo punto di vista ci contraddistingue, l'orientamento appunto all'utilizzo di a favorire quell'utilizzo di piattaforme, di ecosistemi appunto digitali che oggi esistono e sono a disposizione anche gratuitamente, come appunto Easy Travel o come altre piattaforme che io stessa sto sperimentando, con processi appunto dal basso partecipati. D'altro canto credo che noi siamo qua anche per colmare un po', no? Quello che dall'alto non è stato realizzato, quindi per essere un po' spine nel fianco delle amministrazioni pubbliche, per corrispondere a delle necessità di appunto riappropriazione del patrimonio che fortemente sentiamo tutti e che non hanno spesso una risposta rapida e istituzionale.
ad alti livelli. Quindi questo caratterizza soprattutto la Sicilia, dove non ci ascoltano, e quindi continueremo a fare le spine nel fianco delle amministrazioni pubbliche laddove possibile, per far capire che esistono buone pratiche riconosciute anche a livello europeo. Dicalter ha dato uno sprone a tanti di noi con la firma alla ratifica appunto della convenzione e il renderci conto che su una scala nazionale costituire queste reti di buone pratiche, queste mappature anche di buone pratiche potesse costituire un rafforzamento ulteriore sul territorio di queste pratiche, su una scala non soltanto appunto regionale, ma piano piano si spera appunto nazionale. E saluto tutti, però rimango fino alla fine. Grazie Elisa, mi pare intervento breve, ma soprattutto molto chiaro nei nostri obiettivi. In realtà, prima Sonia ha parlato di Archeofest. Abbiamo iniziato col gruppo che sta dietro Archeofest, ma soprattutto abbiamo iniziato un ragionamento con il mondo della moda, perché è una grande comunità il mondo della moda, che va dalla semplice sarta fino ai grandi stilisti, e siamo, come dire, al di là di ambiti regionali, stiamo ragionando anche per delle associazioni verticali su contesti come il mondo della moda, piuttosto che, spero, con il mondo dell'archeologia sperimentale, perché per noi l'archeologia sperimentale non è semplicemente l'archeologia Archeofest non è semplicemente un evento, ma certamente un modo. Non ci dimentichiamo che noi ci interessa che i ragazzi acquisiscono la consapevolezza del loro ruolo nel mondo che stiamo vivendo, e è un modo sostanziale, per esempio, per l'insegnamento o l'apprendimento della storia. Quindi non è fine a se stesso. Con grande, veramente, rammarico do la parola a Maria Teresa Natale, il rammarico nel senso che l'ho fatta aspettare fino alla fine, me ne scuso Maria Teresa, però tu hai detto se potevamo fare dopo le 5, in realtà abbiamo sforato di un'ora e mezzo, spero che ci perdoni. Maria Teresa è un nostro punto di riferimento da sempre, rappresenta l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, è l'istituto che da un lato dà le regole della catalogazione, quindi il digitale, se non rispettiamo certe reti, soprattutto il patrimonio culturale digitale, diventa il caos nella rete, ma in realtà non è solo quello, perché i loro progetti sono importanti. Con l'ICCO, con Maria Teresa in particolare, seguiamo una delle sfide di Hackathon, che è quello di, magari adesso lo racconta lei, quello del riuso dei contenuti digitali esistenti ai fini di suscitare la creatività dei nostri ragazzi per creare cose nuove. Quindi parto, elaboro, uso la mia creatività per cose nuove. Questo lo stiamo facendo grazie anche a loro, grazie a tanti altri all'Indire, però ecco, ci tenevo davvero a ringraziare lei, il direttore dell'istituto Simonetta Buttò, che sono da sempre i nostri riferimenti. Grazie Maria Teresa. Ok, grazie Carmine. Io vi prometto che non parlerò più di 10 minuti, perché è tardissimo e quindi oggettivamente sarò rapidissima. Quello che volevo dire io era, diciamo, non tanto parlare delle nostre attività, diciamo, oggi delle attività dell'ICCU, ma parlare di un aspetto molto particolare. Noi ci occupiamo di
di dare le regole per pubblicare diciamo le risorse culturali online, però tutto questo è molto complicato ed è anche diciamo ed è di difficile fruizione. Perché è difficile fruizione? Perché abbiamo il diritto d'autore che ci vincola tantissimo e abbiamo anche diciamo delle licenze che molto spesso ci vincolano e abbiamo in generale dati che sono molto chiusi e sono scarsamente riutilizzabili, perché magari ne abbiamo tanti online però sono di scarsa qualità, hanno delle licenze ristrette, non li possiamo riutilizzare per tante cose. E quindi volevo dire giusto un paio di parole sull'open access. Voi sapete questo, diciamo, accesso aperto è una pratica che considerate che già nel 1942 nell'ambito della ricerca Robert King Merton dichiarò che ogni ricercatore deve contribuire a un common pot e quindi a una specie di serbatoio comune e cedere una parte dei diritti di proprietà intellettuale per consentire la conoscenza e quindi consentire di andare avanti. Soprattutto nell'ambito scientifico tantissimi passi avanti sono stati fatti, le biblioteche hanno aderito fin da subito. La cosa importante è che nel 2001 è nata questa iniziativa dei Creative Commons, cioè queste licenze diciamo che consentono il riuso dei contenuti online e che a seconda di come si mettono insieme alcuni elementi che sono l'attribuzione, la commercialità o diciamo la condivisione o la eventuale diciamo modifica dei contenuti di altri, insomma sono nate queste licenze che cercano in qualche modo di facilitare il riuso dei contenuti. È importante che oggi questo, diciamo, tutto questo open access non è più un ideale astratto, ma è un qualcosa che ormai si ritiene proprio un diritto anche da parte dei cittadini. E nel 2011, ormai 10 anni fa, anche le istituzioni culturali, che sono quelle con cui noi lavoriamo, hanno fondato questa iniziativa che si chiama Open GLAM. GLAM sono Galleries, Libraries, Archives and Museums, e quindi diciamo si sta lavorando a questo accesso aperto anche con le istituzioni culturali, ma con estrema lentezza. Il punto di partenza è che le GLAM hanno un ruolo fondamentale nel supportare diciamo lo sviluppo della conoscenza umana, e che loro sono i custodi del nostro patrimonio culturale, che attraverso le loro collezioni loro proprio hanno la memoria diciamo del genere umano. Oggi come oggi, rispetto a prima, le cose sono cambiate perché con internet c'è un'opportunità che non si aveva prima di arrivare a coinvolgere pubblici globali e quindi rendere queste collezioni più facilmente scopribili e connesse tra di loro diciamo rispetto a prima. E quindi detto questo, che cosa succede? Che con passi molto lenti, perché i governi vanno molto lentamente, l'Europa sta facendo qualche cosa perché ha fatto una direttiva per favorire la digitalizzazione e l'accesso, però si sta facendo, diciamo, l'accesso è sempre molto, molto ristretto. Ciò nonostante, forse anche grazie al Covid, negli ultimi 2 anni istituzioni importanti hanno aperto i loro contenuti, e quindi parliamo non so del Metropolitan Museum di New York, della New York Public Library, del museo Rijksmuseum in Olanda. Che cosa vuol dire che hanno aperto le loro collezioni? Non solo che le hanno rese disponibili online, perché ormai ne abbiamo tantissime di collezioni online, ma le hanno messe online in un modo per cui possono veramente essere riutilizzate, perché hanno messo delle alte risoluzioni, non vuol dire altissime risoluzioni, quelle che magari se ti vendi ci fai pure qualche soldo, però delle alte risoluzioni a 300 dpi, quindi diciamo che chi le riutilizza
non è che le riutilizza solo per le slide o per delle piccole cose, ma effettivamente le può riutilizzare proprio per creare delle applicazioni, per creare degli ebook, per creare effettivamente prodotti, diciamo, innovativi. E su questo la scuola, diciamo, può fare tantissimo. Ma scusate un attimo, ecco. Ecco qui, e quindi hanno fatto, diciamo, questa cosa, e poi soprattutto c'è il fatto che queste istituzioni hanno pensato addirittura molto spesso, quando ovviamente le opere hanno i diritti scaduti e sono in pubblico dominio, di nemmeno di pubblicarle in questi Creative Commons, riservandosi ancora, per esempio, l'attribuzione, hanno deciso di mandare tutto completamente in pubblico dominio. Perché? Perché di fatto le istituzioni non hanno più nemmeno le forze, la capacità, lo staff per verificare se poi ci sta effettivamente una frode o uno scarso riutilizzo. E quindi hanno detto, pur di favorire il riuso e la conoscenza da parte di tutti, mandiamo tutto in pubblico dominio. E ormai abbiamo milioni di risorse in pubblico dominio, non solamente da queste GLAM importanti, ma anche su piattaforme come Wikimedia Commons, e Wikimedia diventa una cosa molto importante. Non è più come quando è partito Wikipedia, che non ci si credeva, si credeva che fosse, insomma, una cosa non certificata, poco seria. Ora tutto ciò che è Wikimedia è veramente importante, ma abbiamo anche un portale che si chiama CC Search, fatto dai Creative Commons, con più di 500.000 di risorse in pubblico dominio in alta risoluzione. E poi naturalmente abbiamo anche Europeana, con cui noi collaboriamo tanto, che oggi ha 60 milioni di risorse, però dove effettivamente i problemi sono tanti, perché le risorse effettivamente riutilizzabili, perché di buona qualità, alla fine sono, diciamo, molto scarse. Quindi quello che io, diciamo, volevo dire era semplicemente questo, che per noi che lavoriamo con le istituzioni culturali bisognerà continuare a lavorare lentamente su questa, diciamo, su questa policy dell'open access, perché solo in questo modo potremo sempre di più favorire il riuso. Che cosa c'entra questo con Faro? Beh, naturalmente c'entra moltissimo, perché comunque sia tanto sapere, tanta conoscenza ovviamente viene fornita, diciamo, da queste istituzioni culturali anno dopo anno, e quindi attraverso il digitale può essere messa a disposizione di pubblici sempre più grandi, ma soprattutto del pubblico delle scuole, che può effettivamente fare tantissimo a livello di creatività, soprattutto proprio per far crescere le competenze all'interno delle classi, che possono andare ovviamente dalle scuole elementari fino ai licei e ovviamente oltre, e quindi in qualche modo rivitalizzare e riutilizzare tutti questi saperi antichi in modo innovativo e contemporaneo. Direi che questo va bene così. Siamo alle 18:34, posso concludere. Grazie, grazie davvero Maria Teresa. In realtà penso che dovremmo fare un incontro, forse anche due ad hoc, su questa questione, però ecco, per chi è rimasto, e ringrazio a seguirci, il valore dell'open access, ma comunque di rendere disponibile quello che è chiamato sviluppo della conoscenza, che sta in tutti questi grandi aggregatori di contenuti culturali digitali, soprattutto nel momento in cui puntiamo sui giovani e soprattutto per puntare con i docenti, per rinnovare le pratiche didattiche, per dare valore anche culturale ai dati, credo che il punto di partenza
siamo così, di dati certificati, come sono di certificati, assolutamente imprescindibile. Sì, è soprattutto questo, ma c'è anche l'aspetto della formazione, perché anche in ambito scolastico i docenti sono molto poco, non sanno niente né di diritto d'autore né di, diciamo, di riuso dei contenuti, e questo è un aspetto fondamentale su cui bisogna assolutamente lavorare, perché c'è proprio scarsa conoscenza in quanto a livello proprio anche di formazione in generale non vengono erogati molti corsi su questi aspetti. Sì, assolutamente, questo è uno dei problemi che, per esempio, rispetto alle sfide, come siamo come polso della situazione, rispetto a delle sfide, tra virgolette, più accattivanti, le sfide dell'hackathon, quelle, le prime, che sono quelle, perdonatemi, più seriosi, nel senso che partono per insegnare l'uso corretto del riuso, perdonatemi il gioco di parole, delle entità culturali digitali in rete, diciamo così, facciamo fatica, perché è più semplice andare su Google, digitare un nome, prendere il primo dato che ti arriva, e l'unico che crea problemi è quando questi dati, che non hai visto da dove provengono, se lo utilizzi YouTube non te lo accetta, perché YouTube ha una politica legata diciamo così al sano utilizzo dei dati, o perlomeno al riconoscimento del patrimonio delle proprietà intellettuali. E questo è il grande momento anche educativo, cioè utilizzare, promuovere la media education, promuovere la dimensione legale dei dati nel riuso, credo che sia importante, proprio perché se oggi tu vai alla ricerca di dati sparsi per fare dei prodotti, e domani quando tu sarai un cittadino che magari ci vuoi vivere con la tua creatività, è giusto pure che ti aspetti che qualcuno ti venga a fregare i dati, scusate il francesismo. Allora, credo che l'uso consapevole, ma anche legato a tutti gli aspetti del rispetto della proprietà intellettuale, non solo è un obbligo nei confronti di chi ha già prodotto, ma anche una condizione per chi magari vuole anche puntare sulla propria creatività per lo sviluppo. Vedo che c'è il professor Rack, non so se lo incastriamo al volo, se ci vuole dire qualche cosa, altrimenti no, non si fa incastrare. Ragazzi, davvero grazie, siete stati splendidi tutti, una giornata importante. Sonia, noi ci vedremo, mi pare, martedì pomeriggio, e spero, Laura, che la tua iniezione, diciamo il tuo vaccino, non faccia troppo effetto, e davvero buon pomeriggio a tutti e a tutte, e a presto. Grazie ancora. Grazie Carmine, grazie a tutti. Grazie. Grazie.